Allora, io volevo invitare per un brevissimo saluto il sindaco, grazie. Grazie. Un saluto alle autorità civili, militari, Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente del Tribunale, e un grazie al Raffaele Cantone, Presidente dell'Anticorruzione. Noi ormai siamo abituati a fare questi incontri, grazie alla dirigente Anna Rita Corrado, per parlare spesso di legalità, e quindi non si può non parlare di legalità senza il presidente dell'ANAC, visto ormai da tutti come punto di riferimento per chi vuole cambiare realmente qualcosa in Italia. Ma diciamo grazie per essere venuto nella nostra città, quindi a nome della città di Maglie, ma anche per essere venuto in un istituto scolastico, proprio per l'attenzione che dedica ai giovani, perché siamo sicuri che solo con una formazione importante educativa dal punto di vista culturale noi possiamo cambiare alcuni stati di fatto. Naturalmente al netto di quella che lei definisce una corruzione di base, che comunque purtroppo ci sta. A me piace il comportamento di Raffaele Cantone come amministratore, e piace perché perché affronta dei fascicoli importanti nell'ambito della storia italiana, e sia perché la vedo come amministratore anche come aspetto consulenziale verso le amministrazioni. Le amministrazioni vivono un momento di disagio, disagio sia dal punto di vista finanziario che di personale umano, proprio come capacità nell'approccio alle problematiche, e spesso alcuni errori dovuti a questo portano anche a quelle distorsioni che purtroppo si verificano. Anche se a me piace pensare e vorrei la conferma da parte sua, visto che ha il polso della situazione in tutta Italia, che accanto a questi amministratori corrotti, per chiamarli con nome e cognome, esiste tutto un esercito di amministratori che giornalmente sono impegnati per il bene comune. E questo è un messaggio che voglio lasciare, perché gli amministratori devono essere visti proprio con questo fine, per impegno verso il bene comune. Certo, e chiudo perché mi guarda la preside e poi mi riguardisce come voi, mi piacerebbe anche che fosse cancellata quella brutta pagina di fine aprile, non per dare maggior prestigio, così come alcuni dicono, al dottor Cantone, che non ne ha bisogno, ma perché altrimenti vivremmo una brutta pagina di malinterpretazione del diritto. Mi riferisco naturalmente alle ultime leggi, meglio all'incertezza del diritto, perché se noi partiamo in una direzione e poi ne vogliamo fare un'altra, togliendo magari l'aspetto sanzionatorio, togliendo quell'aspetto di raccomandazione sentita da parte di ANAC alle amministrazioni, io ritengo che il ruolo dato in principio sia un po' sminuito, ma non alla persona, ma proprio alla certezza del diritto, che purtroppo in Italia spesso ha costituito una brutta pagina. Grazie e buon lavoro. Grazie sindaco. Invito qui il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno all'autorità, buongiorno ai ragazzi, buongiorno a lei Presidente. Mi porta qui sicuramente l'interesse di ascoltarla, di conoscerla, in particolare in una scuola che, come anche lei dice bene, nelle pagine del suo e del vostro libro, in una scuola che fa del momento di incontro interistituzionale non un momento, ma un percorso. Un percorso che si arricchisce della formazione dei ragazzi e anche della volontà dei ragazzi di porre domande, proprio perché
anche da ciò spinti a questo, da questo spirito giovane, no? Che è di questa della nostra gioventù, di porre domande e quindi alimentare curiosità e partecipazione. Ed io mi voglio fermare su questo punto, signor Presidente, per porre anch'io una domanda, non già perché, come dire, parte di questa generazione, come ben si capisce, ma forse perché anche per contiguità con la scuola, in qualche modo, lo spirito di intraprendenza ci fa rendere giovani sempre dentro. E la mia domanda è su un passaggio del libro, delle pagine in verità dedicate alla scuola. E di questa gara che è stata portata nelle scuole per la ricerca anche io di un termine che non conoscevo, che no, io non sono anglofana e quindi whistleblower, ecco. O però a mio beneficio ho scoperto che il termine non lo conoscevo non già soltanto perché non sono anglofana, ma proprio perché il termine in Italia non esiste. Esatto. E quindi ho fatto una piccola ricerca che sarebbe l'informatore, ma poi non è l'informatore, come non esiste, che è se ho capito bene, affonda un concetto anglosassone del controllo sociale. E allora non esiste in Italia e quindi c'è da chiedersi, perché il lessico tante volte è la storia, è la nostra storia, no? Potremmo anche spostare anche oltre questo ragionamento, però il lessico è la nostra storia. Quindi non esiste in Italia, la domanda è perché non esiste in Italia? Non esiste in Italia perché in realtà noi siamo frutto della nostra storia e la nostra storia è quella probabilmente, signor Presidente, di una democrazia rappresentativa piuttosto che partecipativa, di un'idea di cittadinanza che noi indichiamo nel nostro dire come cittadinanza attiva, ma non forse azionata. Ci sentiamo sempre nella posizione che qualcun altro deve fare e forse non ci interroghiamo in che cosa possiamo fare. Probabilmente perché in noi c'è un'idea che stiamo nel giusto se facciamo tutto quello che si deve, ma non tutto quello che si può. E allora forse il ragionamento, ed è giusto che si faccia nella scuola, perché la scuola deve essere portatore e portatrice di un'idea nuova di società piuttosto che di conoscenze tout court, no? Probabilmente noi dobbiamo dire ai nostri giovani che la storia la devono prendere in mano, non aspettare che altri facciano, perché finché aspettiamo che altri facciano ci troveremo sempre nello stesso punto. E allora questo termine, ed è la mia domanda, che non è informatore e che magari in Italia diventa qualcos'altro di negativo, no? È confidente, eccetera, probabilmente deve risvegliare un senso civico diverso. E quindi per questo noi la ringraziamo e mi permetto anche di ringraziare la Narita Corrado di fare questi percorsi che più che segnare diciamo la conoscenza delle norme stanno lì per abilitare il nostro futuro di futuro, che è appunto un senso civico diverso. Grazie. Grazie al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Anna Camalleri. Concludiamo questo giro di saluti con il dottor Saso, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Grazie, saluto tutti e saluto la professoressa Corrado che veramente ha offerto un evento molto importante soprattutto per i ragazzi. Ringrazio in particolare il presidente Cantone che con la sua presenza oggi fornirà veramente un'occasione più unica che rara per tutti i ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci, perché si potrà discutere di corruzione con uno dei massimi esperti di corruzione in Italia che presiede appunto l'Autorità Nazionale Anticorruzione. È stato già ricordato che il presidente Cantone porta nell'ufficio che presiede autorevolmente tutta la sua esperienza di magistrato di procura a Napoli, sia nella procura ordinaria che nella direzione distrettuale antimafia. Sappiamo che ha istruito celeberrimi processi nei confronti del clan dei Casalesi,
per fatti omicidiari, per fatti gravissimi di associazione per delinquere di stampo camorristico, e che proprio in quegli anni, si può dire, ha affinato tutto quell'armamentario investigativo che poi si è rivelato prezioso anche nel nuovo incarico che ricopre. Sappiamo dei contributi scientifici che ha fornito nella elaborazione persino del testo di legge del 190 del 2012, la Severino, e in tanti altri provvedimenti che adotta quotidianamente. Quindi è motivo di orgoglio che un magistrato ricopra questo ufficio, diciamo, veramente importante. Credo che anche grazie alla sua opera, dal 2014 è insediato presso l'ANAC, il rapporto sulla corruzione che dà una classifica a tutti gli stati del mondo, ha visto che l'Italia sta guadagnando un po' alla volta delle posizioni e quindi sta migliorando la classifica italiana, forse grazie anche all'opera svolta dal presidente Cantone. Certo, se noi in Italia dovessimo valutare la corruzione in base al numero dei processi che vengono istruiti o celebrati nei nostri tribunali, dovremmo dire che la corruzione è un fenomeno quasi sconosciuto, nel senso che troppo esiguo il numero dei processi che oggi si celebrano, perché è molto difficile scoprire la corruzione, che è un fenomeno essenzialmente sommerso, ed anzi sarà interessante sentire la voce del presidente Cantone per individuare quali sono gli strumenti di prevenzione o di individuazione, soprattutto a cominciare dal settore degli appalti. E sarà interessante sentire la sua voce anche spunto sulle cause e sugli effetti della corruzione e vedere come opera l'Autorità Nazionale Anticorruzione e come si distingue dall'autorità giudiziaria, perché sono compiti essenzialmente diversi, e sarà importante per i ragazzi anche che ascoltano poter distinguere qual è l'azione di contrasto e di repressione che svolge la magistratura e qual è invece l'azione dell'autorità anticorruzione, che svolge anche compiti di prevenzione per individuare i fatti prima che siano i reati, prima che siano consumati in senso pieno. Credo che quindi questa mattinata offrirà molti spunti di riflessione. Io ringrazio ancora la professoressa Corrado dell'occasione e il presidente Cantone della sua presenza preziosa oggi qui. Grazie dottor Saso. Entriamo allora nel vivo dell'incontro. Passo la parola a Rosario Tornesello. Allora, buongiorno. Ok. Il libro è al centro dell'incontro. Il presidente non è la prima volta che viene qui a Maglie e lo conoscete benissimo. Prendiamo il libro e ci atteniamo molto al libro, però ovviamente ci sarà la possibilità un pochino di spaziare rispetto a quelle che sono le tematiche anche legate in qualche modo al territorio. È una lettura ovviamente consigliata, ma per un motivo molto semplice, perché inquadra il fenomeno da tutti i punti di vista. Si parte dalle opere pubbliche, ma si finisce nella scuola, si parte dalla sanità, ma si attraversa l'università, si finisce, come diceva il provveditore, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, si finisce a parlare molto di cultura, dell'atteggiamento culturale che deve cambiare. Si parte anche con dei dati, che sono dei dati molto interessanti, che erano quelli che in qualche modo richiamava anche il giudice Saso nel suo intervento, cioè la marginalità dal punto di vista statistico della corruzione rispetto all'importanza che invece ha nel dibattito quotidiano. Ormai non sembra che non ci sia altro problema all'infuori della corruzione, e questo devo dire che è anche oggetto di discussione, devo dire con un atteggiamento lo posso dire tranquillamente, mi ha sorpreso nel libro. Si fa riferimento anche agli spunti critici che ci sono rispetto all'attività sia dell'ANAC sia di tutto quanto il grande impegno dal punto di vista legislativo e giudiziario. E non è semplice che uno possa inserire nel proprio lavoro il riferimento ai propri critici, e devo dire che questo lavoro di Cantone e di Caringella è un lavoro scritto a quattro mani. C'è anche un altro giudice che scrive questo libro, è un giudice, un presidente di sezione del Consiglio di Stato, e si fa riferimento. Ah sì, di dov'è? Ah beh, Caringella, Francesco Caringella. E c'è una nota che mi ha sorpreso e viene inserita a un certo punto del libro, dove si fa riferimento appunto ad alcuni interventi di un illustre costituzionalista, esponente, giudice della Corte Costituzionale, già ministro, docente di diritto amministrativo, che è ancora vivo,
che Sabino Cassese. Insomma, poi ne parliamo un attimo. La cosa che mi ha colpito, tanto che c'è la possibilità di approfondirlo nel corso del dibattito, la cosa che mi ha colpito è che siamo in un periodo di metà mandato, vero Presidente? Lei è stato nominato Presidente dell'ANAC quando è stata costituita nel 2014, è un mandato che dura 6 anni e scadrà nel 2020. Quindi siamo esattamente, siccome la nomina era del marzo, siamo proprio esattamente aprile, siamo, a maggior ragione, siamo nel 2017 esattamente a metà mandato. Chi gli vuole bene e anche chi non gli vuole bene gli fa i conteggi e all'ANAC arriva una segnalazione media, ho letto su un servizio molto carino dell'inchiesta, di 700-800 segnalazioni al giorno, a proposito di quelli che fischiano e fanno le segnalazioni. Sono 700-800 segnalazioni al giorno che su proiezione annuale credo che siano 160.000 segnalazioni al giorno. E qua siamo, insomma, probabilmente ne arriveranno molte da questo territorio e questo territorio, devo dire che per lati positivi e lati negativi e tragici, è molto al centro di questo libro. Quando si entra nel merito e nel vivo del discorso, il primo riferimento è a Renata Fonte, che forse voi non ricorderete perché siete troppo giovani, però sono passati 33 anni dall'assassinio di questa giovane politica di Nardò, amministratore, assessore comunale, uccisa dopo un consiglio comunale, ed era la persona che più si batteva per difendere Porto Selvaggio dallo scempio della speculazione edilizia che in qualche modo doveva e si pensava dovesse colpire quella zona meravigliosa che è Porto Selvaggio. E Lecce è molto al centro quando si fa riferimento ad esempio ai dati statistici, per cui a proposito della corruzione, Lecce è uno dei 4 distretti d'Italia, insieme con Milano, Torino e Napoli, quindi stiamo parlando di realtà grosse, dove negli ultimi 20 anni c'è stato un numero di sentenze in qualche modo apprezzabile, perché di solito le sentenze sono, come dicevano prima chi è intervenuto, molto molto poche. Allora, lei se la sente di fare un bilancio, poi parliamo del libro, di metà mandato? Si è mai chiesto in buona sostanza a chi me l'ha fatta fare? Prima di tutto buongiorno e grazie del secondo invito che mi ha fatto la direttrice scolastica, io continuo a chiamarla preside perché diciamo noi abbiamo l'abitudine continuamente di cambiare anche i termini, come se questo di per sé significasse innovazione, invece spesso è un mutamento semplicemente terminologico. Io l'ho conosciuta nella precedente occasione e siccome quell'incontro è una delle cose che mi è rimasta particolarmente nel cuore, quando mi ha reinvitato e l'ho accettato per, diciamo, con qualche difficoltà oggettiva sui tempi, ma ci tenevo a venirla, io la ringrazio perché lei organizza sempre delle cose bellissime e soprattutto perché ha capito quanto è importante che le scuole si aprano, come diceva il direttore diciamo del plesso scolastico, io continuo a dire il provveditore, mi scusi, che sarebbe regionale, però diciamo tutto sommato era il provveditore regionale. Comunque voglio dire, diciamo, come diceva, la cosa importante non è aprirlo in una logica estemporanea, cioè è importante che i ragazzi si abituino fin dall'inizio, non alle lezioni sulla legalità, perché qui nessuno è in grado, nessuno deve fare lezioni della legalità, non ci interessa fare lezioni sulla legalità, del resto i ragazzi sono anche troppo smaliziati per capire che queste lezioni servono a poco, ma soprattutto perché le abitua all'idea che è certamente importante, fondamentale conoscere le materie, ma certamente anche aprirsi all'esterno, che la scuola è la prima grande occasione per aprirsi all'esterno, per venire a contatto con quelli che sono problemi, per esempio, che sembrano lontanissimi, come quelli della corruzione, ne parleremo, ma perché venire a parlare di corruzione in una scuola? I ragazzi cosa c'entrano con la corruzione? Probabilmente non la vedranno, non l'hanno mai vista, sicuramente non l'hanno mai vista, non è detto che la vedranno mai nella vita, apparentemente sono lontani anni luce da questi temi. Invece una delle ragioni per cui noi abbiamo provato a scrivere questo libro con un collega già magistrato ordinario, oggi Presidente del Consiglio di Stato di queste terre, perciò lui racconta la storia di Renata Fonte, che io stesso onestamente non conoscevo e che invece credo sia un tributo doveroso a un eroe poi tutto sommato meno conosciuto di tanti altri, perché anche per essere eroe ci vuole la fortuna purtroppo. Dicevo, l'idea è proprio quella di provare a far capire che non è vero che la corruzione è solo un male, ma che la corruzione fa male indirettamente ai ragazzi perché gli leva la possibilità di gestire il futuro, di avere un futuro, limita le possibilità concrete di ottenere diciamo quanto si aspettano in relazione al merito, perché la corruzione è sinonimo di familismo, perché la corruzione è sinonimo
di chiusura del mercato e per tutta una serie di ragioni che diremo. Quindi io ringrazio moltissimo la preside Corrado dell'invito di stamattina. E prima di rispondere alle sue domande ho bisogno di recuperare le cose dette negli interventi perché tutte meritavano. Ringrazio delle parole il sindaco e dico di più al sindaco, raccogliendo il suo invito, che una delle ragioni per cui è nata l'ANAC, malgrado questo diciamo si fa fatica a capire, è quello di provare a invertire l'idea tradizionale, cioè noi abbiamo visto per tanti anni, questa è l'unica cosa un po' più tecnica, poi cercheremo di parlare di cose molto più diciamo concrete, abbiamo per molti anni interpretato, visto l'amministrazione come semplicemente oggetto dell'altrui attività, soprattutto dell'attività giudiziaria, cioè l'amministrazione è qualcosa da controllare, ma a volte anche nella logica amministrativa. Bisogna controllare, 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 che credo i risultati di tutto questo controllo sono sotto gli occhi di tutti, spesso hanno portato a appesantimenti burocratici poco utili, per cui se uno oggi decide di avviare un'attività economica fa fatica persino a capire da dove deve partire, non dove deve arrivare, cioè soprattutto fa fatica a capire che cosa deve fare per avviare un'attività economica. E questo in una logica di controlli che si sono affastellati gli uni sull'altro senza portare nessuna cosa positiva. Qual è la logica di fondo della nuova legislazione alla corruzione, anticorruzione? Quello di mettere al centro l'amministrazione. Cioè l'amministrazione deve essa stessa dare le indicazioni su come vuole operare in questo contesto, che sono i piani di prevenzione della corruzione, che per molti amministratori sono una scocciatura perché neanche li hanno capiti fino in fondo. Sono il tentativo dell'amministrazione di mettere in campo direttamente una strategia di prevenzione della corruzione, non facendosela dettare dagli altri, ma dettandola esse stessi. La logica, diciamo, della prevenzione della corruzione è quella di puntare sull'amministrazione buona. Io le dirò di più, sindaco, io non solo sono convinto che non è vero l'equivalenza amministrazione uguale corruzione, assolutamente fuori dal mondo, ma che se fosse solo lontanamente vera sarebbe inutile pure provare la battaglia, perché se tutta l'amministrazione è corrotta non c'è nulla da fare, e io del resto ho prova contraria ogni giorno che c'è un'amministrazione buona. Purtroppo non sempre l'amministrazione buona viene valorizzata, e lo dico sia dal punto di vista dell'amministrazione politica sia dal punto di vista dell'amministrazione tecnica, non sempre l'amministrazione ha la possibilità di farlo, ma la vera scommessa che c'è in questo cambiamento dal punto di vista legislativo è quello di dire che l'amministrazione deve fare la sua parte, non intesa più come oggetto dell'attività altrui, ma come soggetto proattivo dell'attività. Velocemente su altre due cose che diceva il provveditore regionale, diciamo il direttore regionale, come dice la preside Corrado, che mi riprende se no. La questione whistleblower, ha ragione, questo è uno dei temi ed è un po' la prova del nostro paese. Lei ha fatto un esame assolutamente preciso e perfetto. Perché noi non riusciamo a trovare una traduzione di questa norma? Abbiamo lanciato col MIUR un concorso ai limiti dello scherzo, ma fino a un certo punto. Abbiamo chiesto ai ragazzi, non so materialmente come sta andando il concorso perché onestamente non riesco a occuparmene, ma è un'idea che abbiamo voluto con forza già col precedente ministro e con questo attuale. Vediamo se la fantasia dei ragazzi ci dà una mano a trovare diciamo un nome, perché whistleblower in inglese chi è? È quello che per strada, l'utilizzo di questa parola risaliva al Bob inglese, il poliziotto di quartiere che, attenzione, non ha la pistola, ha il fischietto, perché quando vede qualcosa che non va non spara, perché non serve sparare, malgrado qualcuno ci dice sempre queste stupidaggini, fischia, e fischia e richiama l'attenzione delle persone, anche degli altri colleghi armati, ma soprattutto l'attenzione delle persone. E queste funzioni di poliziotto inglese funzionano molto meglio di pensare di mettere carri armati per strada o diciamo di blindare le città o di chissà pensare di mettere quali radar per individuare i delinquenti, che l'unico controllo che funziona davvero è il controllo dei cittadini. Quando c'è qualcosa che non va il poliziotto fischia, tutti i cittadini arrivano, e quell'idea è passata nella letteratura internazionale come colui che segnala illeciti, fischia segnalando gli illeciti. Questo termine è ormai entrato in tutta la letteratura del mondo e noi facciamo fatica a tradurlo, perché se lo indichiamo come confidente, se lo indichiamo come collaboratore di giustizia, se lo indichiamo come
spia, in ogni caso gli diamo una connotazione negativa, perché noi partiamo dall'idea che chi collabora con la giustizia spesso non è uno che fa il proprio dovere, anzi è una sorta, è un soggetto che va in qualche modo rimarcato negativamente, perché un po' per una serie di ragioni culturali profonde, anche un po' frutto di una nostra, diciamo, provenienza religiosa, chi non si fa i fatti suoi, chi in qualche modo, diciamo, va a guardare gli altri, ma non in generale va a guardare gli altri per invidia o per cattiveria, semplicemente per individuare eventuali fatti illeciti, non viene considerato positivamente, anzi, viene spesso persino emarginato all'interno delle amministrazioni. Ecco, questo è il segnale più forte di una cultura che fa difficoltà nel nostro paese a lottare la corruzione, perché la lotta alla corruzione non sarà mai concreta se non ci sarà la partecipazione ai cittadini. E in questo fatemi raccontare un brevissimo, diciamo, aneddoto che ho vissuto come esperienza e che racconto sempre, che per me è stato più indicativo di leggere tanti libri. Un giorno è venuto all'ANAC il presidente, il ministro della funzione pubblica svedese. Ora la Svezia è in assoluto uno dei paesi che ha il più basso tasso di corruzione al mondo, è uno dei paesi, diciamo, virtuosi in tutte le classifiche di tutti gli ambiti. Il ministro della funzione pubblica, che è venuto a fare una serie di incontri istituzionali, ha chiesto di venire all'ANAC perché loro sono preoccupati. Adesso la Svezia deve fare i conti con un fenomeno di cui non era abituato, anche loro hanno problemi della gestione di questi flussi migratori enormi. E siccome l'Italia purtroppo in questo è una barriera assoluta, volevano capire che cosa stava mettendo in campo il nostro paese per contrastare la corruzione su queste materie. E mi ha fatto un vero e proprio interrogatorio, sembrava un pubblico ministero, non sembrava un ministro, e mi ha chiesto che fate su questo e che significa quello. Mezz'ora di domande, fra l'altro in inglese. Alla fine di questo vero e proprio interrogatorio, in cui io sembravo svolgere un altro ruolo rispetto a quello che avevo fatto in passato, gli ho detto sì, però fammi fare pure a me una domanda, perché dico, dopo tutto questo voi ci dovete venire a dare lezioni, non noi a voi, ma voi che fate per la lotta alla corruzione? Io sono curioso, dateci la ricetta. E lui mi ha guardato sornione, ha riso, mi ha detto niente, poi ha aggiunto niente, e poi ha aggiunto facciamo ogni giorno trasparenza su tutto quello che facciamo, perché trasparenza significa far sapere ai cittadini quello che facciamo. E ti assicuro, mi ha detto, se noi compriamo una penna un anno 10 e l'anno dopo la compriamo 10,5, la gente viene a bussare alla porta e vuole sapere perché abbiamo speso 0,5 in più, e non se ne va finché non gli abbiamo spiegato che eventualmente la penna è aumentata, perché abbiamo nominato un consulente piuttosto che un altro, e perché quella persona che è stata nominata lì non ha un titolo di studio adatto a quella specifica attività. E aggiunge, a noi il controllo dell'opinione pubblica fa molto più paura del controllo della polizia e della magistratura. Ecco, questi sono gli stati in cui l'opinione pubblica non pensa di fare solo i fatti propri, l'opinione pubblica intende a partecipare, l'opinione pubblica si vuole occupare effettivamente di che cosa, diciamo, di quello che è il bene comune. Ecco, e allora tradurre whistleblower non è semplicemente così un gioco. Tradurre significa far capire che chi fa queste segnalazioni non le deve fare semplicemente per lamentare qualcosa che lo riguarda, ma dovrebbe farlo per questioni di interesse generale. Sta piano piano entrando questo concetto, ne parleremo se abbiamo il tempo, l'aumento significativo delle segnalazioni che abbiamo, il 90% delle quali però resta di chi si lamenta di non aver avuto quello che riteneva di avere, che gli altri sono stati favoriti. Quasi mai nessuno lo fa dicendo c'è qualcosa che non va a prescindere dai miei interessi, e anche quello è uno spaccato non positivo del nostro paese. Ringrazio infine il presidente dell'ANM locale per le belle parole che ha detto, e soprattutto perché, diciamo, ha detto un dato fondamentale, che per quanto mi riguarda questa esperienza per certi versi è la continuazione della mia esperienza precedente, solo interrotta provvisoriamente di magistrato, ma che però ha avuto un grande, per me è stata una grande scoperta. Non è una critica o un'autocritica alla magistratura. Molto spesso la magistratura, proprio soprattutto i pubblici ministeri, io ho fatto nella mia vita soprattutto il pubblico ministero,
hanno la tendenza a pensare, diciamo, che l'unica chiave di lettura dei fenomeni sia quella propria, un po' autoreferenziale. Io, diciamo, ho avuto sicuramente questo aspetto e credo che, diciamo, la conoscenza dell'amministrazione, dal lato dell'amministrazione, sia stato un momento di grande arricchimento, fatto ovviamente con il rigore di chi viene da quel mondo, perché io continuo a pensare che la magistratura, pur con qualche difetto, sia il meglio che esprime il Paese. E ovviamente, diciamo, non pensando mai che l'Autorità Nazionale Anticorruzione sia qualcosa che deve sovrapporsi o aggiungere, come qualcuno in qualche caso ha fatto pensare, probabilmente senza neanche capire di che parlava. Sono due cose completamente diverse e noi lo abbiamo dimostrato ogni giorno, per esempio firmando protocolli d'intesa con tutti gli uffici. Fra l'altro, ci tengo a dirlo, è andato via il procuratore generale, il primo protocollo d'intesa con una procura generale abbiamo firmato col procuratore generale di Lecce, con cui, diciamo, sono amico da tantissimo tempo, proprio perché si tratta di ambiti completamente diversi, che molto spesso noi siamo in grado di dare un piccolissimo supporto all'autorità giudiziaria e ne riceviamo tantissimo all'autorità giudiziaria nell'ambito di compiti diversi. L'autorità giudiziaria è consapevole, soprattutto la magistratura più avvertita, che la lotta alla corruzione non la può fare da sola e che l'idea di dover risolvere tutto con le manette è un'idea che non va da nessuna parte, perché le manette intervengono quando i danni si sono già verificati, quindi già troppo tardi, avvengono, lo diceva lui, sui numeri, in modo assolutamente casuale. I numeri non dimostrano che l'azione giudiziaria da sola non ce la può fare, anche se secondo me piccole cose vanno fatte e lo diremo nel corso dell'intervento. E scusandomi di questa lunghissima, diciamo, premessa, rispondo a tornesello molto volentieri, e anche qui, diciamo, provando a essere il più semplice possibile. Siamo arrivati a metà mandato e pensavamo che tutto sommato eravamo arrivati al punto in cui, dopo anche una serie di interventi normativi alluvionali che avevano aggiunto poteri, li avevano tolti, li avevano cambiati in modo non sempre comprensibile, fosse arrivato il momento di cominciare a stabilizzare le attività e a renderle anche un po' più concrete, rendere concreto e chiaro il rapporto con le amministrazioni, per esempio soprattutto per quanto riguarda le attività degli appalti, lavorare ancora di più con le amministrazioni, facendo capire qual è la potenzialità della trasparenza, che non è semplicemente un onere, è un'occasione per l'amministrazione, qual è la potenzialità dei piani di prevenzione della corruzione, provando cioè a mettere a regime tutto quello che è avvenuto. E invece stiamo facendo la solita cosa all'italiana: non appena si fa un passo avanti si comincia a dire ma forse quel passo avanti non va bene, cominciamo a pensare indietro, cominciamo a pensare che abbiamo superato l'emergenza, tutto sommato, ma che sta lotta alla corruzione a che serve? Crea solo problemi al paese, la lotta alla corruzione è un intralcio, torniamo alle vecchie abitudini, come se tornare alle vecchie abitudini avesse significato qualcosa di buono. Io lo voglio dire con chiarezza: abbiamo provato in passato a fare una deregulation totale, per esempio la legge obiettivo, quella che doveva far fare le grandi opere del paese, le grandi autostrade. Non voglio complicare e dire cose complicate ai ragazzi, perché dobbiamo parlare ai ragazzi stamattina, ma questa legge obiettivo, che era stata propagandata come il modo di fare le grandi opere nel paese, ha consentito di fare meno dell'8% delle opere messe in cantiere, non ha consentito di abbreviare di un giorno i tempi, ha creato fatti di corruzione gravissimi. Non è vero che semplificando senza una ragione intelligente, semplificando in modo non intelligente, si ottengono risultati. Io dico di più: se quella legge avesse consentito di fare le opere, cinicamente avrei potuto pure dire c'è stata la corruzione clamorosa, ma almeno abbiamo fatto le opere. No, quelle leggi hanno portato la corruzione, non hanno portato neanche le opere pubbliche. E a me mi pare in certi momenti che nel paese si comincia a respirare quell'idea. Abbiamo fatto qualche passo avanti, ora però cominciamo a dire sì, però mo che dobbiamo fare? Dobbiamo fare gli appalti veramente rispettando le regole, e ma è mai possibile che dobbiamo fare la trasparenza? E allora si comincia a ragionare con un po' quella che è un po' una tipica idea: le cose migliori e gli oneri migliori che devono essere dati sono quelli che riguardano gli altri. La trasparenza cominciasse dagli altri, il rispetto delle regole cominciasse dagli altri. Ecco, io devo dire, a metà mandato, diciamo,
il bilancio che io faccio è il bilancio di tante cose importanti, tante cose problematiche, sicuramente tanti errori, ma il rischio di vedere un'inversione di tendenza forte, cioè l'idea che per l'ennesima volta si parta su una strada e si interrompa prima di andare a verificare se quella strada sia stata o meno quella corretta, che è il modo peggiore, perché io credo che se si è sbagliato si può tornare dietro, ma bisogna verificare se ci sono le condizioni per tornare dietro prima. Ne ha dette di cose, per sollecitare un po' di domande. Allora, io qualche domanda gliela faccio facendo riferimento ai suoi critici e con grande tranquillità, perché ho visto che in una trasmissione televisiva, Carta Bianca, su Rai 3, le danno una percentuale di consenso in Italia dell'80%, cioè un consenso bulgaro praticamente. Sì, per cui... Una trasmissione con un bassissimo share, che non fa molto bene. Però molto, circolano molto tra le classi dirigenti, per cui l'opinione è diffusa. E lei ha detto tante, ha fatto riferimento alle opere pubbliche, ha fatto riferimento alla religiosità, ha fatto riferimento al ministro svedese che veniva in Italia a chiedere dell'immigrazione, e mi verrebbe di farle una domanda, io non la faccio, però mi verrebbe di chiederle questo, tipo che cosa direbbe di questo gran parlare intorno all'attività delle organizzazioni non governative circa l'accoglienza degli immigrati, se venisse in questi giorni il ministro svedese, mi verrebbe, poi le faccia come ritiene opportuno. E però ritorno un attimo al rilievo che lei in qualche modo mette in evidenza nel suo stesso libro, anche se fa un riferimento al link telematico. Cioè Cassese dice sostanzialmente questo: parliamo di corruzione, però non abbiamo ancora quantificato quant'è il fenomeno, insomma non abbiamo delle cifre esatte di questo fenomeno. E chi le vuole, tra quel 20% e un pochettino critico, sostanzialmente dice va bene, parliamo della corruzione, però abbiamo dei dati che sono quelli dell'indice della corruzione percepita che ci danno i bassissimi posti a livello mondiale. E però c'è quell'altro indice che si chiede quanti di voi hanno avuto materialmente una richiesta, una profferta di corruttiva, la percentuale è intorno all'8%. Allora abbiamo una percezione della corruzione che è come se fosse l'aria che ci circonda, però poi dal punto di vista concreto i dati di fatto, al di là degli aspetti processuali, sono 0,5% delle cause, i dati concreti sono molto bassi, per cui a fronte di un indice di percezione del 74, 80, 90%, poi cambia in base agli anni, abbiamo un dato concreto di proposta di corruzione intorno all'8%. La domanda è questa, oltre a quella che rimane sospesa che le ho fatto prima, ma non è che si rischia di fare come negli anni di Tangentopoli, si parla talmente tanto di corruzione che poi in qualche modo alla fine ci si disamora di questo tema? Sull'ONG faccio un passaggio diciamo molto rapido come impressione, io non conosco bene la vicenda, credo che il nostro paese deve fare tesoro di una serie di esperienze precedenti, cioè abbiamo verificato quello che è accaduto nel nostro paese quando uno dei, secondo me, dei momenti più belli del nostro paese, diciamo lo sviluppo di tutto il settore no profit, dell'area delle cooperative sociali, che sono la parte migliore del paese e che restano la parte migliore, è stata anche infiltrata da criminali. Cioè purtroppo abbiamo visto che quando accanto a attività lecite, nobili, c'è un momento economico, c'è il rischio che qualcuno si possa infiltrare e fare affari. E credo che sia laicamente corretto e giusto andare a verificare che anche su questo dato ci possa essere qualcuno che fa affari. Io non sono in grado di dire altro, non conosco niente altro che quello che ho letto sui giornali, credo che sia laico porsi delle domande, ovviamente i magistrati se le devono porre con i fatti, secondo me i giornalisti, chi si occupa di inchieste dal punto di vista amministrativo, è giusto che si ponga delle domande che riguardano anche questi fenomeni, perché proprio perché siamo reduci da esperienze negative in settori analoghi è giusto, secondo me, drizzare le antenne, ma non sono in grado di dire altro.
questa domanda che lei mi fa credo che sia il vero problema. Dice, ma la corruzione non può essere quantificata, lo diceva il presidente Saso dell'ANM. Proviamo a far capire però perché, e proviamo a far capire che quello che dice Cassese non è vero però, perché diciamo questo è il solito meccanismo di benaltrismo, cioè si sposta l'attenzione su un passaggio diverso ma non si va al cuore del problema. Proviamo, prima di tutto, perché la corruzione non è individuabile, proviamo a farlo capire anche ai ragazzi. Se voi oggi voleste sapere quanti furti o quanti omicidi ci sono stati in questa zona o nell'ultimo anno, gli omicidi per fortuna sono, diciamo, si stanno diminuendo, basta fare numericamente i dati statistici che sono le denunce presso gli uffici di polizia, carabinieri, finanza e chiunque li fa, i vigili urbani, dovunque, si fa una somma e si verifica. Questo riguarda per tendenzialmente per i furti, ci sono piccolissimi numeri di chi non denuncia, ma si tratta di numeri non significativi, riguarda gli omicidi, riguarda le rapine, riguarda cioè i reati nei quali è chiara l'esistenza di una vittima, cioè c'è un soggetto che subisce un danno e quel soggetto che subisce un danno lo rende pubblico per una serie di ragioni che sono quelle dell'indignazione, quella della speranza di avere giustizia, perché deve riscuotere un'assicurazione, per le vicende più varie, ma tendenzialmente nei reati in cui c'era la vittima noi siamo in grado di sapere quant'è il numero di reati che vengono denunciati e più o meno quant'è il numero dei reati che esiste. La corruzione è un reato senza vittima, o meglio, è un reato a vittima diffusa, le vittime sono tante e spero di avere l'occasione di parlarne, ma che cosa avviene nella corruzione? La corruzione è un contratto in cui due soggetti si mettono d'accordo. Facciamo un esempio banalissimo, devo avere un atto che mi serve per fare una casa, dico per dire, e vado dalla persona che mi deve rilasciare quest'atto, che non mi vuole rilasciare per i motivi più incredibili, e gli offro di pagare qualcosa per farmi dare quell'atto. Un'efficienza banalissima di corruzione. Che cosa accade? Che i due soggetti che si mettono d'accordo, quello che ti deve dare l'atto e quello che ti deve dare i soldi, hanno raggiunto lo stesso interesse. E avendo raggiunto lo stesso interesse, non hanno nessun interesse a far emergere all'esterno il fatto. Fra l'altro, entrambi sono puniti allo stesso modo. Ed essendo puniti allo stesso modo, chi ne certamente non c'è interesse a fare la denuncia. La corruzione è un reato, diciamo, per sua natura, che ha un numero oscuro rilevantissimo e ha un numero oscuro, diciamo, fisiologico in relazione a questa tipologia di fatti. Nessuno ha interesse a farla emergere. Del resto, anche questo è un dato che è bene tenere presente. Le indagini sui fatti di corruzione quasi mai cominciano da indagini in cui si ipotizza dall'inizio la corruzione. Si sta operando su cose diverse, per esempio su reati di mafia, e mentre fai le intercettazioni per i reati di mafia emerge il fatto corruttivo. Dico una cosa per scherzo, una delle ragioni per le quali emergono più fatti di corruzione sono i casi di infedeltà coniugale. Sembra uno scherzo, ma invece no. Il coniuge, diciamo, abbandonato è andato spesso, ce ne sono tantissimi di casi, agli uffici di polizia a lamentarsi che la persona, diciamo, se n'è andata e che i soldi che prendeva dalle tangenti li porta ad altri. C'è stato di recente, ma persino Tangentopoli nasce in questo modo, da una denuncia di un coniuge che indicava, diceva, andate a vedere mio marito come prende i soldi. Chi è il primo caso di Tangentopoli? Di recente in un comune del napoletano una signora si è presentata presso la caserma dei carabinieri e ha denunciato il fatto che il marito, che era un funzionario, diciamo, un basso livello del comune, ogni settimana portava una grande somma di denaro, lui si occupava di concessioni edilizie, è andata a dire, andate a vedere cosa fa, adesso i soldi li porta e ha dato nomi e cognomi, che era la nuova compagna del marito. È stata fatta un'indagine, hanno arrestato, hanno trovato i soldi. Questo per dire quanto è casuale anche la scoperta della corruzione. Quindi i numeri giudiziari per loro natura non sono in grado di evidenziare.
ma utilizzare l'argomento che i numeri giudiziari sono numeri giudiziari, diciamo, probanti, è ovviamente non tener conto di cosa sia la corruzione, ed è il tentativo principale per provare a sminuire il fenomeno corruttivo. E la prova che quei numeri non coincidono con la realtà sta proprio nel fatto che quando emergono fatti di corruzione, emergono fatti di corruzione che in genere riguardano vicende che risalgono nel tempo a lungo, fenomeni sistemici. Per esempio l'indagine che è stata fatta su Roma ha ricostruito 10 anni di fatti corruttivi del Comune di Roma, in cui nessuno se n'era mai accorto, o aveva fatto finta di non accorgersi, ma non erano mai emersi. L'indagine sull'ANAS ha fatto emergere vicende di tangenti di decine di anni che si erano verificate lì, a dimostrazione che lo iato che c'è, la differenza che c'è fra i numeri formali e i numeri reali è completamente diversa. Chi prova a negare questo fatto ovviamente utilizza la matematica pensando che, diciamo, la matematica può essere utilizzata allo stesso modo in un compito di matematica o nella valutazione di fenomeni giudiziari. E allora si può ritenere di qualificare il fenomeno in un altro modo, quantificare il fenomeno in un altro modo? Prima di tutto a Cassese andrebbe risposto che noi lo stiamo facendo, lui non lo sa, ma noi lo stiamo facendo, lo abbiamo pubblicato sul sito, solo che lui non lo legge, ma questo è un problema suo. Dicevo, ci sono ormai strumenti internazionali, per esempio quello della corruzione percepita. Non è vero che quello è un dato un poco significativo. È vero che se io vado a chiedere a un soggetto: tu pensi che il tuo paese sia corrotto? E lui mi risponde sì, che risposta è? Soprattutto se io gli dico: scusa, ma tu hai mai avuto una richiesta di tangente? E l'8% di quello che dice sì, ma il 92% dice no. Però che cosa significa quel fenomeno? Che anche il 92% di chi risponde sì significa che non ha nessuna fiducia nei confronti delle istituzioni amministrative. E la corruzione nasce soprattutto dalla mancanza di fiducia di chi, dovendosi recare a svolgere un'attività amministrativa, a priori pensa che è inutile utilizzare le regole. Questo è un meccanismo che chi sottovaluta non tiene conto della realtà. E fra l'altro nel libro noi individuiamo, perché il libro è anche frutto di uno studio ovviamente non solo nostro, anzi in gran parte non nostro, uno studio fatto dall'Unione Europea sull'utilizzo degli investimenti nei paesi in cui c'è un alto tasso di corruzione percepito. E guarda caso, questo studio fatto da studiosi non italiani evidenzia una identità spaventosa fra paesi nei quali è alto il livello di corruzione percepita ed è bassissimo l'utilizzo di finanziamenti, per esempio, per la ricerca. A dimostrazione che non c'è solo una percezione, è evidente che ci sono problemi reali. E allora è chiaro che affrontare un fenomeno con numeri così rilevanti si può affrontare con una logica diversa, sicuramente provando a migliorare l'attività di repressione, ma operando a monte e dicendo: mettiamo le condizioni prima perché certi problemi non si verifichino. E poi sono d'accordo con quello che dice il dottor Tornesello, che a volte parlare poi troppo di corruzione, soprattutto creare un meccanismo di preoccupazione, finisce per avere l'effetto opposto. Noi nel libro proviamo a dire che uno degli effetti più negativi di Tangentopoli è stata l'assuefazione che si è creata nei cittadini. Raccontando che cosa è avvenuto nel nostro paese, i ragazzi non se lo ricordano dopo Tangentopoli. Da quando si andava a manifestare fuori il Palazzo di Giustizia di Milano a quando la gente si è talmente scocciata che non ha fatto caso nemmeno più ai fatti eclatanti che si verificavano nel paese. Io sono d'accordo che parlarne troppo è sicuramente ingenerare l'idea, diciamo, di un fenomeno invincibile, fa sì che la gente dopo un po' si scoccia, dice: ma voi che volete, cioè, siamo presi dai fenomeni contingenti. E allora il tentativo non è quello di parlarne troppo o creare ragioni di preoccupazione eccessiva. Il tentativo deve essere quello di far capire come questo fenomeno sia un fenomeno pericoloso, come non è un caso che nel nostro paese ci sia un bassissimo livello di investimenti, non solo stranieri, ma anche
italiani. Non è un caso che, per esempio, nei paesi in cui è più alto il tasso di illegalità in generale, è oggettivamente più basso il tasso di investimento. Cioè, provando a fare un cambiamento culturale, a dire lottare la corruzione non è soltanto giusto, ma è conveniente, che fino a che noi avremo alti tassi di corruzione, il paese avrà un bassissimo livello di sviluppo. C'è un collegamento indiscusso fra spese per la ricerca, investimenti per il futuro e presenza della corruzione. Ecco, io credo che non significa esagerare, significa porre il problema in modo corretto. Le esagerazioni servono a chi vuol tenere la situazione nello stato in cui si trova, perché sappiamo tutti che l'esagerazione poi dopo un po' porta all'assuefazione, porta anzi all'idea che è meglio non parlarne più. Ci sono le domande dei ragazzi dopo, vero Simone? Allora, io faccio le ultime domande. Una è questa: si parla molto del coinvolgimento della gente, abbiamo parlato prima dell'attenzione che ci deve essere, non sotto forma della soffiata, ma proprio della forma della responsabilità e della partecipazione ad un destino comune. Per cui l'opinione pubblica, il cittadino, ha un ruolo fondamentale in questo, non soltanto per quanto riguarda la corruzione. Io le chiedo questo, le faccio una domanda che tiene insieme due vicende diverse legate a questo territorio e su una sicuramente lei è intervenuto perché è stato chiamato a intervenire. Qua abbiamo parlato di Nardò, è molto vicino, parliamo pure di Maglie, siamo a Maglie e da Maglie parte la famosa 275 che arriva all'Euca, che è un'opera pubblica che è attesa credo da un quarto di secolo, su cui ci sono stati dei movimenti popolari che hanno contestato alcune forme del progetto, altri invece lo sollecitavano. Sicuramente c'è stata una battaglia dal punto di vista dell'iter amministrativo, però è molto sentito questo argomento. E c'è un altro argomento dove non credo che l'ANAC sia stata chiamata a intervenire, e però è qui a pochi chilometri, ed è quello della TAP, dove pure lì si è molto speso il territorio, si sta spendendo. In questo momento ci sono persone che stanno facendo lo sciopero della fame, 95 sindaci su 97, ma uno perché è un comune commissariato, l'altro perché è un comune che ha dato il proprio assenso ad un altro gasdotto, 95 sindaci su 97 sono scesi in piazza. Allora, il cittadino viene sollecitato a intervenire in alcune occasioni e in altre occasioni diventa un pochettino problematico il suo intervento. Come se a volte al cittadino si chiedesse un operare su un doppio binario. È così? Ma io, diciamo, non sono in grado di entrare sui fenomeni specifici, sulla vicenda della Maglie Leuca, diciamo, ce ne siamo occupati, specificamente non voglio dire, c'è anche il presidente del TAR Lecce che si è occupato dal punto di vista giudiziario. Proverò a fare un discorso astratto perché il tema vero è quello che lei dice alla fine. Mi faccia solo dire una cosa, che io credo che un'amministrazione che però rimette in discussione sistematicamente le decisioni che prende è un'amministrazione poco seria in generale. È ovviamente un'amministrazione che fa un progetto di un'opera, e adesso mi riferisco alla Maglie Leuca, 20 anni fa, e che oggi ovviamente si dovrebbe trovare ad approvare, a utilizzare un progetto di 20 anni prima, diciamo, non è un meccanismo molto serio. Il vero problema è che una volta fatta una decisione bisognerebbe portarla ad esecuzione. Poi lì, nel caso di specie, sono avvenute cose, diciamo, che meriterebbero di essere studiate all'università. Cioè, io credo che la Maglie Leuca, per molti aspetti, per una serie di patologie che non hanno niente a che vedere con la corruzione in senso stretto, è una di quelle vicende nelle quali si è verificato tutto il negativo che si verifica in generale nel sistema degli appalti, dalle tipologie di imprese che hanno partecipato, ai problemi che le imprese hanno messo in campo per gestire, a un percorso che è stato studiato senza tener conto davvero delle esigenze dei cittadini, senza nemmeno fare i saggi veri geologici per capire che cosa c'era sul percorso dal punto di vista, per esempio, dei problemi di rifiuti, eccetera. Quella è una vicenda che sarebbe da studiare all'università, perché dovrebbe essere il paradigma di come non si fanno le opere pubbliche, e quello è un pezzo del tema dei cittadini.
Il tema dei cittadini, per esempio, nel codice dei contratti viene definitivamente messo in esame, introducendo un istituto che funziona benissimo nelle democrazie, che noi utilizziamo, il dibattito pubblico, ma per il quale si utilizza un termine francese, io non parlo malissimo il francese, débat public, mi pare si dice, che però è stato sperimentato con riferimento a un'opera che ci interessa molto, la TAV, perché la TAV, quella famosa che si sta costruendo in Piemonte, ha un pezzetto in Italia, molto poco, ma la maggiore parte si farà in Francia. E quella stessa opera ha visto un approccio dei cittadini italiani, un approccio dei cittadini francesi completamente diverso. Cioè i francesi non hanno mai fatto una protesta, oppure non le avranno fatte, nessuno se ne è mai accorto. In Italia non si riesce ad andare avanti se non di pochi centimetri, perché ci sono ogni giorno proteste. Come è stato fatto in Francia? È stato fatto che ovviamente si è davvero raccontato che cosa serviva l'opera. Si è fatta un'opera, diciamo, di sensibilizzazione preventiva nei confronti dei cittadini, si è fatto capire pregi e difetti, si è fatto capire che cosa le comunità guadagnavano, ma soprattutto le promesse che sono state fatte sono state mantenute. Cioè, io ti dico, quest'opera porta per esempio un disagio ambientale, perché ogni opera pubblica porta un disagio ambientale. Porta un disagio ambientale di questo tipo, ma i cittadini ne avranno questi vantaggi in generale. Per esempio, una grande opera di viabilità, se utile, perché ce ne sono alcune fatte nel nostro paese e non servono a nulla. Sono stato di recente su un'autostrada aperta al nord, non c'era una macchina, una, solo la nostra, non c'era una macchina ed è costata milioni di euro, non serve a nulla. Ma se un'opera pubblica serve, si spiega al cittadino qual è l'utilità. Si spiega al cittadino qual è il vantaggio e soprattutto ai singoli luoghi nei quali ci sono problemi ambientali si fanno le compensazioni ambientali. In Francia è stato fatto così, non c'è stato un problema. Da noi si prova spesso a non raccontare ai cittadini la verità, a volte si accompagnano promesse mirabolanti che non vengono mantenute e quando tu le promesse non le mantieni crei la sfiducia. Ed è chiaro che a quel punto, diciamo, si creano meccanismi di questo tipo. Il dibattito va fatto prima, coinvolgendo i cittadini e pensando, diciamolo con chiarezza, che non ci sarà mai un'opera pubblica che sarà accettata al 100% dai cittadini. Ma io vorrei che qualcuno, diciamo, io da quando lavoro a Roma ho cominciato a utilizzare, soprattutto per i tragitti da Roma al nord, l'alta velocità, su cui noi sappiamo che cosa in passato è stato fatto per impedirla. L'alta velocità ha cambiato invece il paese in positivo. Oggi tu raggiungi Firenze da Roma in meno di un'ora, raggiungi Bologna in meno di 2 ore e Milano in meno di 3 ore, quando in macchina ce ne vogliono 6, in aereo alla fine ci vuole più tempo, con un mezzo meno inquinante, con la possibilità di farlo a spese bassissime, alla portata di tutte le tasche. Ecco, io credo che quando le opere pubbliche vanno spiegate, vanno indicati vantaggi e svantaggi e soprattutto vanno create anche le condizioni per far capire il danno ambientale qual è e quali sono i ripristini, problemi non se ne verificano. Però è chiaro che gli interlocutori pubblici devono essere credibili e le promesse fatte poi devono essere mantenute. E però una volta fatta una decisione non bisogna più tornare dietro. Cioè non è possibile pensare che ogni volta che si fa una decisione poi si ricomincia un'altra volta da capo. Perché questo è il paese che poi sta perdendo dal punto di vista della sua capacità di essere un punto di riferimento internazionale tantissimo. Perché se una grande multinazionale straniera del petrolio, e qui parliamo di una regione vicina, viene a fare un investimento nel paese e dopo un po' se ne va, ha ragione o ha torto, il paese ne esce malissimo, perché o ha sbagliato quando è arrivata e qualcuno non gli ha consentito di capire che questo non è il paese, non siamo l'Africa e non è possibile fare tutto, o era venuta con le buone intenzioni e qualcuno non gli ha consentito di fare le cose che voleva. In entrambi i casi il paese ne esce malissimo, perché la prossima volta nessuno verrà a investire nel nostro paese. E qui mi faccio dire un'esperienza che io ho verificato, perché è una storia reale che non riguarda questa zona,
Al nord deve essere costruito un grande centro commerciale. Ora io non voglio entrare nel merito, è utile, non utile, questo spetta alla politica. Un grande centro commerciale che nelle intenzioni, secondo me un po' eccessive, dovrebbe portare un beneficio enorme dal punto di vista, diciamo, dell'aumento dell'occupazione. Tutti sappiamo che però un pezzo aumenta, un pezzo diminuisce, ma queste sono scelte della politica. Ebbene, questo centro commerciale richiede per essere costruito la creazione di un piccolissimo tratto di strada che deve collegare una strada a questo centro commerciale. Sono state fatte una serie di trattative, questa multinazionale, che è la prima del mondo, metterà una parte consistente dei soldi per fare questo svincolo. Sono 10 anni, non è stato ancora avviato l'appalto per una serie di problemi. A un certo punto questa società ha chiesto: scusate, la possiamo fare noi questa strada? La vogliamo fare noi ai costi nostri? Non lo può fare. Loro che cosa hanno fatto? Ha detto, vabbè, arrivederci, la andiamo a fare un'altra parte. Questo non credo che sia un segnale positivo per il paese. Poi, che non si faccia un centro commerciale può essere anche positivo, ma bisogna dirlo prima, non lo facciamo, perché poi l'immagine che c'è nel paese, del paese, è l'immagine di un posto nel quale si cominciano 100 cose ma non si porta a termine nulla. Io faccio l'ultima domanda, poi lascio la parola ai ragazzi se si vogliono avvicinare. In realtà la domanda è duplice, perché ne approfitto sempre per infilarne 2 o 3. Lei, dopo aver fatto con il suo collega Caringella tutto l'excursus di tutti i problemi in vari settori, università, abbiamo detto prima, la sanità, ho visto in un'intervista Caringella dava anche in qualche modo una classifica di quali sono i settori un po' più a rischio, parlava della sanità e poi degli appalti pubblici, lei ha citato anche i rifiuti prima. Voi concludete il ragionamento sulla parte costruttiva, insomma, sulla parte costruenza, e quindi i 3 capisaldi del vostro ragionamento sono, e lo ha fatto anche prima un riferimento, la responsabilizzazione dell'amministrazione, la trasparenza, anche a questo l'ho accennato prima, e come dire, la possibilità di avere dei funzionari imparziali. Ora, fermo restando, tutte e 3 sono importanti. Dove pensa che bisogna invece lavorare di più? E l'altra parte, quando parlava, è stato bellissimo, prima ha fatto riferimento che sparare non serve, arrestare non serve. Qualche settimana fa qui sono venuti per un incontro molto sentito dei ragazzi, devo dire, la figlia di Moro, che è di Maglie, no? Agnese Moro, e Adriana Faranda, che era una delle carceriere. Hanno raccontato di questo percorso incredibile che è quello della giustizia riparativa, in cui è coinvolto un suo collega molto, Gherardo Colombo. Quanto ci crede in questi percorsi? Allora, prima di tutto io credo che per lottare la corruzione ci vuole molto di più solo di quei 3. Quei 3 rappresentano semplicemente l'ambito che riguarda la prevenzione. Io credo ci vogliono molte altre cose. Fra l'altro io, diciamo, vorrei dire una cosa ai ragazzi, diciamo, per come mia esperienza personale. Quando c'è un problema complesso e qualcuno vi dà una soluzione semplice, vi sta prendendo in giro. Perché se c'era una soluzione semplice e qualcuno ce l'aveva, vuol dire che è mandrache. Allora, siccome non esiste, vi sta prendendo in giro. Chi dice che c'è una soluzione a portata di mano per sconfiggere la corruzione, prende in giro il paese, perché non è un problema semplice, perché la corruzione è molto presente, malgrado i dati giudiziari, la corruzione è molto presente in tantissimi ambiti e soprattutto spesso si manifesta in modo da far persino avere il dubbio che sia corruzione, nel senso che ovviamente nessuno paga più, quasi mai la corruzione si manifesta con la mazzetta, si manifesta in modo molto più subdolo: il posto di lavoro, la consulenza, il regalo fatto al figlio, all'amante, cioè i modi più incredibili di questo mondo che lo rendono persino più difficile. Io credo che bisogna lavorare sui 3 ambiti esterni, cioè migliorare l'attività della magistratura, nel senso che la magistratura deve riuscire a fare i processi, soprattutto riuscendole a fare in tempi veloci, perché non serve a nulla fare un processo di corruzione dopo 15 anni dai fatti. A maggior ragione i fatti di corruzione devono essere accertati velocemente, lavorando sulla prevenzione, quelle sono le cose che lei diceva, e lavorando poi soprattutto sul dato dell'educazione. Perché nelle ultime pagine del libro io sono andato a leggere, perché diciamo questo libro per me è stata una grande occasione, nel senso che io ringrazio Caringella che mi ha imposto, mi ha veramente martellato nel farlo,
perché mi ha consentito di andare a studiare cose che probabilmente non avrei ottenuto, non avrei mai studiato. Io ho studiato, sono andato a vedere un caso in cui la lotta alla corruzione ha funzionato, Singapore. Singapore ovviamente è una realtà completamente diversa, una realtà piccola, c'è una democrazia molto meno democratica di quando non siamo noi. E però lì si è passati sulla corruzione percepita nel giro di 4 anni dall'essere uno dei paesi al di sotto di 100 a essere stabilmente nei primi 10 paesi. Cioè, se qualcuno dice lì forse hanno fatto imbrogli sulle classifiche, ma il risultato pratico è che gli investimenti a Singapore sono scoppiati. Singapore è diventato uno dei luoghi più, diciamo, dal punto di vista degli investimenti non solo finanziari, anche dal punto di vista degli investimenti produttivi più ambiti al mondo, in cui c'è uno dei migliori livelli di vita al mondo. E un ricercatore italiano è andato a vedere come funzionava il caso Singapore e pubblicato uno studio nel 2012 sulla rivista, una rivista Il Mulino. Chi è interessato se la può andare a vedere, sono 10 pagine, non è una cosa complicata. Noi lo citiamo nel libro questo studio. Cosa dice? Dice che la vera scelta di voler lottare la corruzione, però è la scelta che la politica deve fare, cioè deve decidere davvero che la lotta alla corruzione sia una priorità. E deve decidere dando l'impressione ai cittadini che ci devono credere, perché le cose peggiori sono quando ai cittadini si fa credere di voler fare qualcosa e poi si ingenera quel senso di sfiducia che abbiamo già vissuto nel nostro paese e che ha fatto molto più danni persino della stessa corruzione. Allora, il terzo caposaldo è quello di convincere i cittadini a fare la loro parte, nel senso a smetterla di pensare di essere semplicemente passivi nel guardare, chiedendo anche a loro un ruolo. Fra gli interventi precedenti, direttore, il provveditore, voglio continuare a chiamarlo così, ha detto non basta solo quello che si deve, ma anche quello che si può. Questo è fondamentale. Quindi il terzo elemento fondamentale è quello di lavorare sull'educazione. Poi sul piano della prevenzione, io credo bisogna lavorare moltissimo sulla trasparenza. La trasparenza è la vera chiave di lettura e la vera chiave di volta del contrasto alla corruzione, perché la trasparenza consente ai cittadini di sapere che cosa fa l'amministrazione. I ragazzi, a differenza nostra, della nostra generazione e mia sicuramente, sanno utilizzare questi strumenti in modo perfetto. Io faccio fatica anche a utilizzare la posta elettronica, ma i ragazzi per esempio dovrebbero sapere che se vogliono sapere che fa il sindaco del comune basta che si collegano sul sito e dovrebbero all'interno della maschera amministrazione trasparente sapere quasi tutto quello che avviene, chi sono gli amministratori, qual è il loro curriculum, quanto guadagnano, da dove vengono, quali sono gli appalti che vengono fatte, quali sono le consulenze che vengono date. Ecco, io sono convinto che questa è la chiave di volta e vorrei dire, presente il sindaco, ma lo dico in rappresentanza, diciamo, degli amministratori, e questo non è tempo perso. Questo rappresenta anche uno strumento di comunicazione fondamentale. La lezione che mi ha dato quel signore che veniva dalla Svezia era questa: noi comunichiamo con i cittadini non perché riusciamo a parlare uno ciascuno, perché loro hanno capito che la comunicazione istituzionale è quella che avviene attraverso questi strumenti che ti consentono da casa di sapere che cosa sta avvenendo anche a distanza di migliaia di chilometri. Ecco, bisogna lavorare sulla trasparenza facendo capire alle amministrazioni che la trasparenza non è solo un dovere, è un vantaggio, ovviamente dando alle amministrazioni le condizioni, perché poi noi abbiamo fatto queste leggi perfette e poi però abbiamo chiesto, diciamo, alle leggi perfette di essere applicate senza dare un soldo, senza creare un minimo di qualificazione. La legge sulla trasparenza migliore che c'è al mondo c'è in Inghilterra, si chiama FOIA, adesso anche noi l'abbiamo adottato nel nostro paese. Sapete quanto tempo è passato dal momento dell'approvazione della legge al momento dell'entrata in vigore? 4 anni, hanno dato 4 anni. Da noi sapete quanto tempo è passato dal momento in cui la legge è stata promulgata a quando è entrata in vigore? 15 giorni. Ovviamente abbiamo chiesto alle amministrazioni di alcuni luoghi che non avevano mai visto un computer di dover prevedere l'amministrazione trasparente, di dover inserire il monitoraggio dei procedimenti. Ma che cavolo è il monitoraggio dei procedimenti? Senza spiegare nemmeno un minuto che cosa. Però se da noi avessero previsto che entrava in vigore fra 4 anni, attraverso il milleproroghe che non sarebbe mai più entrato in vigore. Quindi hanno fatto bene a farle entrare in vigore, ma adesso dobbiamo dare le condizioni per farli lavorare. E ultimo,
Io devo dire che venendo dall'attività di pubblico ministero ho sempre dato, diciamo, un grande peso all'importanza della pena e credo che oggettivamente, diciamo, una giustizia deve essere in grado anche di punire, perché non si può pensare di risolvere tutto con un buffetto sulla faccia. La giustizia deve essere in grado di manifestare quando è necessario anche la faccia feroce, o quantomeno più che feroce, la faccia rigorosa, perché la faccia feroce è sempre brutta, la faccia rigorosa di chi dice hai sbagliato, voglio capire le ragioni per cui tu hai sbagliato e considerare anche le ragioni, però darti una pena giusta che poi sconti. Però l'esperienza di Gherardo Colombo, che viene da questo stesso mondo, è un'esperienza che credo andrebbe ogni giorno valorizzata, perché lui dice in modo persino forte che poi alla fine questo non ha portato a nessun vantaggio e che tutto sommato esistono ambiti nei quali questi meccanismi di giustizia riparativa hanno funzionato benissimo e non è che ce li siamo inventati noi. Come hanno risolto per esempio il superamento in Sudafrica di quello che era avvenuto quando c'erano fenomeni razziali enormi? Mica avrebbero potuto prendere tutti quelli che avevano abusato del momento del razzismo e metterli in carcere. Hanno fatto spesso processi di autocoscienza, mettendo insieme vittime e carnefici e facendoli, diciamo, confrontare a lungo. Ecco, io credo ci sono degli ambiti in cui secondo me la giustizia deve essere in grado di guardare avanti e, se ci sono le condizioni, di pensare che se un soggetto è recuperato, è il miglior risultato che possiamo offrire, è che il carcere da solo spesso è solo sofferenza ma nessun vantaggio, che se noi facciamo uscire dal carcere le persone peggiori di come sono entrate, noi non abbiamo ottenuto nessun risultato, perché la società peggiora anche sul piano della sicurezza. E quindi quella giustizia, diciamo, che mostra solo la faccia feroce, è una giustizia poco utile. Perché si organizzano per le domande, ma a lei già hanno mai fatto un'offerta corruttiva? No, corruttiva in senso stretto no. Qualche volta, diciamo, soprattutto quando ero magistrato, ho ricevuto indicazioni del tipo: ma che pensi questa vicenda, bisogna avere un occhio di attenzione particolare. Ogni volta in cui si chiede a qualcuno di avere un occhio di attenzione in particolare, in modo subliminale si chiede di avere, diciamo, quell'attenzione, un modo per dire ho un interesse. Io ho sempre risposto: io le cose le guardo con l'attenzione identica a tutti, quindi non voglio manco sapere di che cosa mi stai parlando, diciamo, io l'attenzione la metto allo stesso modo, anzi a maggior ragione di quelli che non me lo dicono. Buongiorno. Utilizzando un linguaggio quasi medico, la corruzione può essere definita come una malattia infettiva? Cioè, una persona comunque immersa nella corruzione può essere più facilmente soggetta ad essere corrotta o a corrompere? Grazie. Questa è una domanda molto interessante, perché questo Papa ci ha abituato a fare una serie di provocazioni. Il Papa ha utilizzato una cosa che apparentemente sembra lontana a quello che dici tu, ma invece è molto indicativa. Perché questo Papa parla moltissimo di corruzione lì dove in passato nella Chiesa non si era mai parlato di corruzione. Credo, diciamo, che se andassimo a guardare tutti i discorsi dei papi precedenti, la parola corruzione era stata utilizzata, ma non con riferimento ai fenomeni di questo mondo. Si parlava di corruzione delle anime, di tutte altre cose. Invece questo Papa ne parla moltissimo e ha detto in un'occasione una cosa, dice: il peccato si può perdonare, la corruzione no. Chissà che cos'è la religione cattolica. Quando legge una cosa del genere dice: ma questo è impazzito. Cioè, questa è la religione, diciamo, e lo dico da cattolico, ma facendo anche apparentemente una critica, ma invece quella era un'affermazione intelligentissima. Questa è la stessa religione che in un passo del Vangelo arriva a dire che i ladroni che sono stati, diciamo, crocifissi, uno dei due, dice a Gesù:
io mi sono pentito, e Gesù gli dice: stasera tu sarai con me nel regno dei cieli. Cioè, è bastato che si pentisse alla fine, dopo averne fatte di cotte e di crude, perché Gesù gli dicesse: ti posso perdonare. E come? Questa religione che permette al ladrone di pentirsi un minuto prima di morire non consente al corrotto di essere perdonato. E quindi apparentemente è una contraddizione, ma invece se si legge il ragionamento del Papa non fa una grinza, perché cosa dice il Papa? Che il corrotto e il corruttore hanno questa caratteristica di a un certo punto considerare quel modo di essere quasi normale, cioè lo hanno talmente digerito che non considerano nemmeno quell'attività come se fosse un peccato. E non considerandola come un peccato, non si pentono, perché pensano che quello è il modo ordinario di comporgersi. E allora sicuramente la corruzione sotto questo profilo è una malattia che ti abitua a utilizzare regole traverse, e in qualche modo che ha anche accessi parossistici, no? C'è un episodio che dimostra quanto persino la corruzione possa essere una malattia parossistica. Durante il periodo di Tangentopoli venne fatta un'indagine su un soggetto assolutamente sconosciuto, cioè le persone non sapevano chi era, si chiamava Duilio Poggiolini, era un vecchietto che si occupava di prezzi dei farmaci, ed era uno che faceva una vita, diciamo, non è che camminava nella Ferrari o aveva le ville nel Chianti o diciamo in Costa Azzurra, aveva una casa normale e faceva una vita normale. Mandarono a casa sua e nei divani, nei puffi, trovarono i lingotti d'oro che erano il frutto dell'attività di corruzione. Allora io mi chiedo: ma tu utilizzi la corruzione e poi ti nascondi i lingotti d'oro, ma che te ne fai? Questa è la dimostrazione che la corruzione può diventare persino una malattia. E sai perché diventa una malattia? Perché la corruzione in qualche modo è anche una manifestazione di potere, perché quando tu, diciamo, soprattutto dal lato pubblico utilizzi la corruzione, cioè nel senso che decidi tu a chi dare ragione, a chi fare una cosa piuttosto che un'altra, tu stai utilizzando il potere non secondo le regole ma secondo la tua idea, e questo ovviamente ti attribuisce, oltre che l'aspetto economico, anche un grande vantaggio dal punto di vista del potere. E il potere io credo sia una delle cose che rischia davvero a volte di far cambiare le persone. Grazie. Buongiorno, sono Gabriele Giannetta Quartà. Data l'impossibilità di determinare matematicamente e oggettivamente i numeri o i dati della corruzione, le volevo chiedere se è soltanto un pregiudizio pensare che la corruzione sia maggiormente diffusa al centro-sud anche a causa della mafia, oppure è realmente così. Grazie. Allora, prima di tutto io non credo, noi poi non abbiamo diciamo affrontato il tema negli esatti termini. Io credo che non esistono strumenti scientifici assoluti per individuare e quantificare la corruzione, ma non è impossibile individuare strumenti scientifici attendibili che possono dare elementi, diciamo, probanti sul tasso di corruzione, non individuare quanto ce n'è, cioè i numeri, 20 casi di corruzione, quello sarà impossibile, perché per quello l'unico sistema che funziona sono le denunce penali, e abbiamo detto che non basta. Ma esistono strumenti per poter individuare una serie di indici, che non sono quelli di Transparency, che possono individuare se in un certo ambito ci sono più o meno fenomeni corruttivi. Dico, per dire, faccio un esempio banale: se in un certo ente non vengono mai rispettate le regole per dare gli appalti pubblici, questo non significa che qualcuno si sta prendendo le mazzette, ma certamente è un elemento significativo che all'interno di quell'ente non si rispettano le regole. E quando tu non rispetti le regole, poi puoi stabilire con maggiore facilità se l'appalto darlo a tuo fratello, a tuo cugino o a una persona che ti dà qualcosa di soldi in cambio, per semplificare. Quindi esistono strumenti, e noi su questo stiamo lavorando e stiamo anche andando abbastanza avanti, che servono a rappresentare degli indicatori di corruzione. E questo sarà fondamentale, perché questo consentirà di dire prima: in queste realtà c'è un alto rischio di corruzione, e provare a intervenire prima in quelle realtà, correggendo quelle distorsioni e rendendo ovviamente più difficile la corruzione. Questo si può fare. È vero che c'è più corruzione al sud che al nord? Io credo che sia in parte un pregiudizio, cioè io penso che numericamente la corruzione al sud sia oggettivamente più diffusa,
nel senso che la corruzione al sud dal punto di vista del numerico sia più diffusa, anche tenuto presente il tessuto sociale, spesso la presenza della criminalità organizzata, che è uno degli strumenti che più, uno degli organismi che più utilizza la corruzione, perché la criminalità organizzata ha necessità di avere rapporti col mondo pubblico e non ha interesse solo a intimidire, ha interesse soprattutto che gli amministratori pubblici siano dalla parte loro. Cioè, se tu una persona la intimidisci, non sarà mai tuo amico. La prima occasione, prima o poi cercherà di scaricarti. Se te la compri e lo metti sul tuo piano degli interessi, ovviamente sarà sicuramente più tempo fedele. Io penso che numericamente la corruzione al sud sia più significativa, ma dal punto di vista della qualità no. I grandi fatti di corruzione, le grandi vicende di corruzione si verificano anche dove ci sono spesso grandi interessi economici, e dal punto di vista della qualità la corruzione al nord credo che sia molto maggiore rispetto al sud. Buongiorno, sono Madeleine Quartà. Nel suo libro viene evidenziata la corruzione sotto molti aspetti, grande o minuta che sia. Tra questi aspetti nel mondo ce n'è uno che si può definire assenza di meritocrazia nelle scuole raccomandazione. Questo penalizza alcuni studenti che poi in futuro diverranno cervelli in fuga. Secondo lei, per un'Italia che si presume si possa liberare dalla corruzione, c'è una speranza per la scuola di non avere più raccomandazioni, o comunque pensa che i giovani ne possano diventare i fautori? Ma io credo prima di tutto che su questo punto bisogna essere chiari. La raccomandazione è grave per chi la riceve, ma anche per chi la fa. Noi per troppo tempo poi abbiamo dato l'impressione che tutto sommato chi fa la raccomandazione quasi si difendesse. Non è vero. Cioè, chi fa la raccomandazione spesso ottiene un risultato che va a danno di qualche altro. Se tu per esempio partecipi a un concorso universitario e ti fai raccomandare e vinci quel concorso, tu non è che ti sei fatto raccomandare per te, ovviamente hai fatto danno a tutti coloro che ambivano a quel posto e che tu hai scavalcato. Quindi, primo passaggio, non è vero che chi chiede la raccomandazione fa un'attività meno grave di chi la dà, sono entrambi censurabili. Non sto parlando adesso giuridicamente, sul piano etico, morale, delle regole. Secondo passaggio, non è vero nemmeno che nel paese senza raccomandazione non si va da nessuna parte. È vero che spesso è molto più faticoso, però su questo bisogna anche far capire ai ragazzi una cosa, che chi ci riesce senza raccomandazioni ha un grande pregio, non deve dire grazie a nessuno. Perché quasi mai chi ti aiuta lo fa per filantropia. Se era filantropo avrebbe rispettato le regole. Io penso che ci sono valori che sono per loro natura inconciliabili con la corruzione. Io non credo che esista un grande filantropo che poi accetta le raccomandazioni. Se sei filantropo non puoi accettare le raccomandazioni. Chi lo fa oggettivamente per un vantaggio. E bisogna anche smentire l'idea che tutto si raggiunge attraverso questi meccanismi, perché questo è il comodo alibi un po' di tutti. Ci vuole più fatica, ma alla fine il risultato si riesce a ottenere lo stesso, ma la soddisfazione è doppia. E ovviamente questo è il tema dei temi, perché non c'è dubbio alcuno che la fuga dei cervelli è giustificata da questo meccanismo, cioè che non possiamo dire solo corruzione, ma da un meccanismo che è l'assenza di meritocrazia, dal dato che è l'esistenza di meccanismi familistici, per cui sembra che in certe istituzioni il solo fatto di avere un cognome ti dà un diritto. Questa è una follia. Cioè, in tutti gli stati del mondo sarebbe una follia pensare che il solo fatto di essere figlio di ti dà il diritto a. Da noi purtroppo capita, a volte è stato fatto in qualche università, per esempio, l'esame di una serie di cognomi ricorrenti, e in un'università del sud, fra l'altro neanche molto lontana, si sono verificati una serie di rapporti di parentela che fra l'altro sarebbe stato difficile persino individuare in uno stato di famiglia. E allora questo oggettivamente è il dato preoccupante, ed è il dato preoccupante che fa sì
che le persone che hanno merito spesso provano a far valere il merito all'estero. E quanto ci perdiamo come paese a causa di questo? Noi, per esempio, spendiamo per migliorare, per creare una classe dirigente, poi la classe dirigente se ne va fuori. È un danno enorme. Nel libro noi abbiamo trovato una ricerca che mi ha preoccupato ancora di più, cioè sempre sul tema della fuga dei cervelli, che mi ha preoccupato di più non per i numeri della fuga dei cervelli, per un problema opposto. Uno studio di alcuni ricercatori italiani ha paragonato il nostro paese con un'altra serie di paesi che hanno situazioni analoghe, verificando quanti cervelli c'erano in uscita e quanti cervelli c'erano in entrata, e ha fatto delle percentuali che sono riportate, diciamo, in questa statistica che risalgono al 2013. In Inghilterra, per esempio, o in Germania, c'è una fuga di cervelli in uscita pari al 27%, ma c'è un'entrata di cervelli pari al 28%, o più o meno. Cioè, i numeri si equiparano, perché vuol dire che quel paese è ambito, vuol dire che la gente va lì perché ritiene che quella sia una condizione ideale per migliorarsi, per studiare, per avere risultati. Da noi, in questa stessa percentuale, c'è una fuga di cervelli in uscita pari al 16%, quindi potremmo dire molto meno rispetto all'Inghilterra, ma c'è un ingresso di cervelli in Italia pari al 3%, cioè 5 volte in più quelli che vanno via rispetto a quelli che arrivano. E questo è il dato più preoccupante. Il fatto che dall'estero non arrivino è la prova che il paese anche all'estero gode di un'immagine bassissima sul piano della meritocrazia. E vedi che cosa ci perdiamo? Vedi che cosa ci perdiamo, per esempio, sulla qualità delle università, sulla qualità in generale dell'educazione, perché non è solo un problema dell'università. Ecco, io sono convinto che bisogna ripristinare il merito, però per ripristinare il merito non è che possiamo solo attendere che qualcuno viene dall'alto e lo risolve, perché quasi sempre le questioni che attengono al merito, e quindi banalizzando alle raccomandazioni, vedono sempre due parti: chi la raccomandazione la fa, ma anche chi la raccomandazione la chiede. Buongiorno. Allora, prima con Gabriele avete parlato di mafia, quindi io vorrei porle una domanda generale. La mafia e la corruzione sappiamo che sono da sempre in un rapporto, vivono in un rapporto di simbiosi, sono amichette, insomma, d'infanzia la mafia e la corruzione. Però secondo lei la criminalità organizzata è prodotto della corruzione o nella causa? Ma secondo me rispondere a questa domanda significa fare la domanda quale viene prima, l'uovo o la gallina. Ecco. E io onestamente non credo che sia importante questo. Io credo sia importante provare a capire il rapporto fra mafia e corruzione e provare a capire quali sono le novità che ci sono nel rapporto mafia-corruzione, perché ci sono delle novità molto rilevanti secondo me, e evitare però le semplificazioni, cioè evitare la semplificazione di considerare che mafia e corruzione siano sempre due fenomeni che coincidono, perché questo ha effetti pericolosi. Cioè, se noi affrontiamo uno strumento, un problema con strumenti inidonei, rischiamo di fare danni. Cioè, ti dico con chiarezza, perché adesso in Parlamento c'è qualcuno che sta proponendo questa tesi: applicare tout court le norme del contrasto alla mafia sulla corruzione, io credo che sia sbagliatissimo, perché ci sono due fenomeni, che hanno un pezzo comune, ma tutto il resto che non è comune non serve. Poi proverò a spiegare anche perché. Qual è la caratteristica, secondo me, che caratterizza la novità? Prima di tutto, perché le mafie hanno bisogno della corruzione? Perché la prima domanda da fare: e le mafie hanno bisogno della corruzione? La risposta è sì, ma perché? Qual è la caratteristica delle mafie? Cioè, perché tu individui una mafia, una organizzazione come mafiosa,
rispetto per esempio a un'organizzazione non mafiosa. Facciamo per ipotesi, si costituisce un gruppo che vuole arricchirsi andando a fare le rapine e le estorsioni. Quello non, non è assolutamente mafia, non c'entra nulla, ma potrebbe ottenere anche più vantaggi economici di un'organizzazione mafiosa, quindi non è l'aspetto economico che caratterizza la mafia. La mafia, che ha una definizione giuridica, si caratterizza per un elemento fondamentale che è il controllo del territorio, cioè tu devi sapere che c'è la forza delle mafie. A volte per esempio mi chiedono, ma come si fa a capire se in un territorio c'è la forza delle mafie? Io racconto un episodio che è servito anche a me a capire che cosa c'era le mafie. I casalesi, che erano il clan di cui mi sono occupato, come facevano le estorsioni? Cioè, qual era il modo tipico per i casalesi per fare le estorsioni? Tu ti aspetteresti, vanno in un posto, mettono la pistola, dice mi devi dare 100 milioni o ti ammazzo o ammazzo tuo figlio. No, e quello potrebbe fare chiunque. I casalesi si presentavano da un imprenditore e dicevano queste parole, era un classico. Buongiorno, mi mandano gli amici di Casale. Allora, facciamo l'esame terminologico di queste parole. Mi mandano gli amici di Casale. Se questa stessa cosa si fosse verificata a Casale di Monferrato, il commerciante avrebbe detto, e allora? Il commerciante di Casal di Principe non diceva allora, capiva benissimo qual era il messaggio. Diceva, vabbè, dove devo andare? Semplificando. Questa è la mafia, cioè che ha la capacità di far capire all'esterno chi è e di non aver bisogno di utilizzare direttamente l'intimidazione, perché l'intimidazione deriva dal fatto di essere mafia. Allora la mafia richiede il controllo del territorio e nel controllo del territorio è necessario che ci sia una parte del territorio che sta dalla loro parte. Non è vero che le mafie utilizzano sopraffazione, le mafie utilizzano consenso. Ci sono pezzi interi di territorio che vivono di mafie e quelli stanno dalla parte loro. È evidente che le mafie per ottenere consenso devono controllare un pezzo di attività pubblica, perché se non controllano gli appalti non controllano il posto di lavoro, perché se non controllano i finanziamenti pubblici non sono in grado di gestire pezzi di economia. E quindi le mafie utilizzano nel rapporto col mondo pubblico molto la corruzione, per quello che dicevo prima. Perché se tu un amministratore pubblico lo metti dalla tua parte, lo fai rendere compartecipe dei vantaggi, lui sarà come te, cioè se tu vai avanti va avanti lui, se lui vai dietro pure lui, quindi tu lo rendi compartecipe, è come se ti chiedessero di partecipare ad un'attività come dipendente o come socio. Se tu partecipi come socio ovviamente ti senti anche più stimolato. Quindi nelle mafie, nel DNA delle mafie, c'è un pezzo che necessita della corruzione. Ovviamente la corruzione mafiosa è una corruzione che ha un argomento in più, cioè io mi siedo ad un tavolo di trattativa, dico devo avere questa concessione edilizia, dico una stupidaggine, e quello dice ma guarda non è possibile, dice, ma io ti posso offrire 100 euro, dice no non lo possiamo fare. La mafia ha un argomento in più, prende la pistola sotto al tavolo, la mostra, dice senti o me la dai o me la dai, e non c'è argomento. Questo al sud si è sempre verificato, cioè il rapporto mafia-corruzione non è stato inventato oggi, c'è sempre stato. La maggior parte dei soggetti pubblici coinvolti in indagini di mafie venivano direttamente imputati di associazione mafiosa di concorso esterno, proprio per questa ragione che non c'era neanche bisogno di pagarli, stavano dallo stesso lato. Qual è la novità oggi rilevante? E come le mafie utilizzano la corruzione fuori dai circuiti mafiosi. Cioè come le mafie hanno capito che la corruzione è uno strumento fondamentale per inserirsi dove non c'è il consenso mafioso. Per esempio al nord. Al nord o nei luoghi in cui è basso il tasso di mafiosità, le mafie stanno utilizzando moltissimo la corruzione. Perché quello è il modo di avvicinare un pezzo di mondo pubblico che non sente la forza di intimidazione, quella famosa degli amici di Casale. E questa è la novità, ma non che le mafie hanno utilizzato la corruzione adesso e ce ne siamo accorti adesso, lo sapevamo da sempre, e che oggi le mafie nei luoghi non mafiosi stanno sempre più utilizzando la corruzione come uno strumento importante. Ma qui, e chiudo l'argomento,
Non c'è bisogno di utilizzare leggi speciali, perché quando le mafie utilizzano la corruzione, abbiamo già l'armamentario delle leggi antimafia da poter utilizzare, quindi non è necessario creare norme speciali, ci sono già. Se però la corruzione non è mafiosa, non ha senso utilizzare gli strumenti della mafia, perché poi ci sono tutta una serie di mondi che la corruzione la utilizzano a prescindere completamente dalla mafia, ed è soprattutto in certi ambiti il 90% della corruzione. Buongiorno. A livello economico, qual è il costo che il popolo italiano affronta a carico della pratica della corruzione? E quali sono i settori che ne risentono maggiormente? Ma guarda, questo è un altro degli argomenti su cui le cifre che vengono utilizzate non hanno nessuna attendibilità. Per tanto tempo noi ci è stato detto che la corruzione costava 60 miliardi. In realtà, diciamo, è una cifra che non ha nessuna attendibilità. Fra l'altro è una cifra che è stata smentita persino da chi l'ha fatta. È una sorta di leggenda metropolitana, nel senso che quella cifra venne elaborata come ipotesi, cioè a un certo punto si disse la corruzione potrebbe essere il 3% del PIL, e in una relazione della Corte dei Conti si disse se fosse il 3% del PIL sarebbe 60 miliardi, la stessa cosa che però se dicessi se io avessi le ruote sarei un'automobile, quindi voglio dire un'ipotesi fuori dal mondo. Io credo che sia difficile quantificare il danno da corruzione, perché in realtà gli effetti diretti sono un piccolo pezzo, gli effetti indiretti sono quelli che dicevamo prima, la gente che è costretta ad andare via, i costi maggiori rispetto alle opere pubbliche. È difficile quantificare la corruzione ed è difficile quantificare soprattutto gli effetti indiretti della corruzione. Questo è un altro argomento su cui bisognerebbe investire per capire. Quali sono gli ambiti? Io credo due, gli appalti e la sanità. Gli appalti che crescono a dismisura dal punto di vista dei costi non sono necessariamente collegati alla corruzione, ma un pezzo di corruzione c'è. E poi la sanità. La sanità, basta a volte andare a fare paragoni fra situazioni analoghe, cioè com'è possibile che in una stessa realtà geografica un prodotto, abbiamo verificato che un prodotto in una stessa realtà geografica identico costa in una ASL 1 e in una ASL a distanza di 30 km 10. Allora, o quelli della ASL che hanno pagato 1 sono dei geni, o quelli della ASL che hanno pagato 10 sono degli imbecilli, ovviamente lo pagano a spese nostre, o c'è qualcuno che su questo 9 sta facendo affari. E quello della sanità, io credo che sia la corruzione peggiore, perché la corruzione che ovviamente fa sì che noi dobbiamo incidere sulle spese che non consentiranno per esempio di fare assistenza, cioè se noi togliamo i soldi perché li sprechiamo o paghiamo le tangenti a quel signore che li metteva nei puffi, noi facciamo, diciamo, togliamo posti letto, chiudiamo ospedali. Allora a me non interessa sapere dove, diciamo, è maggiore, dove fa più danni, e quello della sanità è quello che fa più danni, quello delle opere pubbliche è quello che fa più danni, perché ci sono opere pubbliche che non finiscono mai, perché ci sono i ponti che cadono su autostrade mai aperte, quelli sono i danni della corruzione. Buongiorno, tornando al discorso che fece nei precedenti incontri Gherardo Colombo, lui chiuse con due affermazioni molto pesanti. La prima era che la corruzione è ai vertici e per questo significa che in primis è alla base la corruzione. E la seconda è che l'Italia è un paese che non ama la legalità, ma al contrario ama la corruzione. Lei cosa ci dice su queste due affermazioni? Poi un'altra domanda, all'estero un politico che viene colto con le mani nel sacco si dimetta,
per forza, cioè viene costretto a dimettersi. Invece in Italia un politico alla fine viene sì a processo, ma torna ad essere il politico che era prima, magari con qualche anno in più di carcere alle spalle, che neanche farà. E invece andiamo ad assistere, per esempio, alla cerimonia che sembrava una festa patronale del funerale del boss a Roma, e quello viene tranquillamente concesso senza nessun... Anche in quel caso, secondo me, c'è di mezzo la corruzione, perché altrimenti un funerale del genere non poteva essere concesso. E un'ultima domanda, un po' più personale. Se suo figlio, con tutti gli scongiuri possibili, avesse un grave problema di salute, lei fino a che punto, per esempio, si spingerebbe pur di avere un aiuto nel risolvere questo grave problema? Grazie. Allora, sono domande, diciamo, che hanno bisogno di tempi. Ti chiedo solo, diciamo, perché hai provato a fare ragionamenti, di non mettere insieme tante cose fra loro che apparentemente c'entrano poco, perché una delle cose, diciamo, che fa peggio nel provare a contrastare in genere i fenomeni di illegalità è partire dall'idea che non c'è nulla da fare, perché il più comodo alibi che noi possiamo dare è dire non c'è più nulla da fare. Visto che non c'è più nulla da fare, che lo dobbiamo fare a fare, no? Questo è il punto. È matematico. Se noi diciamo non c'è più nulla da fare, già abbiamo dato la soluzione. Allora, io non ci credo che Colombo dice le cose che hai detto tu, o meglio, Colombo le dice all'esito di un ragionamento anche per paradosso, perché Colombo evidentemente è anche scottato da un'esperienza negativa, e Colombo dice, io l'ho letto quasi tutti i suoi libri, lui dice che è evidente che l'idea di pensare di intervenire dal basso o attraverso indagini giudiziarie in cui si prende qualcuno ma non si bonifica il resto è inutile. Cioè finisce la corruzione per essere semplicemente uno strumento, banalizzo, per il ricambio della classe dirigente, e neanche del tutto, per quello che tu dicevi in parte vero. Cioè i processi penali non finiscono per fare un effetto positivo, perché non è questo il compito del processo penale, finiscono semplicemente per eliminare un soggetto e per dare spazio ad un altro soggetto. Questo è il discorso che dice Colombo. Colombo infatti dice: non rinunciamo, lavoriamo dal basso, proviamo a far capire alle persone, cominciando nelle scuole. Colombo, da quando si è dimesso, la maggior parte del tempo lo passa nelle scuole. E lo passa nelle scuole in modo sostanzialmente disinteressato. Lui, diciamo, se n'è andato in pensione prima, ha fatto una scelta anche di grande coraggio, anche di poca autoreferenzialità, perché ha capito che i paesi nei quali la corruzione o i fenomeni di illegalità sono stati sconfitti non sono quelli che sono stati militarizzati o quelli in cui in ogni ufficio si mette una microspia o si manda un agente provocatore. Questo succede in America Latina, e la corruzione in America Latina è 10 volte superiore a noi. L'unico modo per provare a risolvere le questioni è partendo dal basso, facendo capire però che la corruzione è troppo comodo guardarla nei comportamenti altrui senza chiedersi sempre: ma io cosa posso fare? E torniamo al secondo passaggio. Tu dici giustamente: perché da noi le persone che vengono prese con le mani nel sacco non si dimettono e all'estero sì? Io ti dirò di più: non è vero che da noi le persone vengono prese con le mani nel sacco non si dimettono, ma non è sufficiente. All'estero non c'è bisogno di essere presi con le mani nel sacco. All'estero un ministro si è dimesso perché hanno verificato che aveva copiato 3 capitoli della tesi di dottorato. Da noi questo diventerebbe un titolo di merito, capito? Questo è un discorso di diversa etica che noi abbiamo, però io ti rilancio la palla e ti dico: ma cosa fa l'opinione pubblica rispetto a volte a cose così eclatanti? Quanto si indigna l'opinione pubblica? Zero.
Un giorno, diciamo, prima che cominciassi questa esperienza, quando avevo anche un po' più tempo di scrivere sul giornale, di fare un po', facemmo un esame che riguardava l'elezione del Comune di Napoli. E c'era stato in quel periodo una grande polemica su i soggetti inquisiti che si ripresentavano. Io mi ricordo feci un articolo in cui spiegai perché secondo me era inopportuno. Ma la cosa interessante è quello che verificammo dopo, perché avevamo deciso, vediamo cosa succede dopo. Ebbene, tutti i soggetti che erano stati indicati con una serie di stimmate negative, erano quasi tutti quelli che avevano avuto più voti e quasi tutti erano stati eletti. Ma chi li aveva eletti? Chi li aveva eletti? Cioè, è mai possibile che uno, diciamo, riusciva a prendere 10.000 voti ed erano tutti voti delinquenti? No, perché c'è una parte del paese che ovviamente quando va a votare non pensa che si va a votare perché ci si può cambiare, pensa sostanzialmente che gli serve qualcosa. E chi ti può dare qualcosa di meglio di chi ha già dimostrato di saper fare le cose non regolari? Allora ti faccio un'ulteriore provocazione. No, sì, bisogna partire dalla base, non c'è dubbio, ma questa ha ragionissima. Però è come però? Ti faccio un altro esempio. Quando un po' di tempo fa, diciamo, fu iniziato a fare questo fenomeno delle primarie, che secondo me è una cosa di democrazia eccezionale, si è consentita una regola un po' strana, che secondo me non ha molto senso. Si è detto possono votare i ragazzi di 16 anni, secondo me non serve a niente, perché se le primarie servono a preparare l'elezione dopo, perché io dovrei votare a 16 anni visto che non posso andare a votare dopo? Però se durante quando io avevo 16 anni mi avessero detto che potevo andare a votare, io mi sarei messo in fila pure di andare a votare, anche in un partito che io non avrei proprio preso in considerazione per il gusto di andare a votare. Che cosa si accertò in quell'occasione? Che in una zona molto popolare di Napoli alcuni sedicenni, parecchi, avevano accettato di andare a votare per un capo bastone per 5 euro. Non ti devo dire quant'è il valore di 5 euro, no? Quant'è il valore di 5 euro e che ci fai con 5 euro? Ma tu con 5 euro hai venduto la tua dignità. Non ti compri neanche un panino da McDonald's, però tu per 5 euro hai venduto la tua dignità. E non sarebbe stato meglio che tu dicevi, senti, ma questi 5 euro tienili per te. Eppure un sacco di ragazzi per 5 euro non sono andati a votare. Allora, come vedi, è troppo facile prendersela sempre con l'altra parte. Quando sono emersi i fatti di Expo, qual è stata la gravità eccezionale di quei fatti? Che fra i soggetti che erano stati coinvolti nelle indagini di Expo c'erano i due soggetti principali che erano già stati condannati a Tangentopoli. Allora tu potresti dire, certo, quelli solo questo sapevano fare, no? Facevano gli imbrogli prima e hanno continuato a farli. Ma la cosa grave e che quei signori non lo facevano nascondendosi, avevano aperto un circolo in pieno centro di Milano, entravano nelle segreterie dei partiti, contattavano gli imprenditori, si facevano vedere in pubblico, nessuno si scandalizzava. Uno di questi si era fatto eleggere, fra l'altro in Puglia, utilizzando un falso nome, cioè siccome lui non era eleggibile, aveva utilizzato il secondo nome in modo che non risultasse il precedente penale. Ed è riuscito a restare in Parlamento 4 anni prima che lo dichiarassero decaduto. E l'opinione pubblica dove sta? Allora, forse è il caso di chiedersi non sempre cosa fanno gli altri, ma quello che diceva il direttore, che cosa possiamo anche fare noi? Perché se la prima cosa che noi facciamo è adeguarci a questi meccanismi, poi non abbiamo diritto di giudicare. Allora, in questo certamente ha ragione Colombo quando dice ragazzi, ma non solo ragazzi, perché c'è una parte della cosa di Colombo che non mi convince, sai qual è? Colombo dice, per semplificare, ai ragazzi, voi siete il futuro e voi potete cambiare il paese. No, è troppo comodo, il problema abbiamo creato noi, dobbiamo dire noi che cosa facciamo, non solo voi, è comodissimo scaricare dicendo
i ragazzi devono cambiare il paese. No, no, noi dobbiamo cominciare a fare la nostra parte, perché i problemi li abbiamo creati noi, non vi possiamo scaricare le responsabilità. Però il vero problema è chiederci anche noi che possiamo fare. La quarta domanda, io credo che vanno rispettate le regole sempre. Ovviamente le regole vanno rispettate tenendo presente che si hanno i diritti e i diritti si possono chiedere di far valere. Anche qui ti dico una cosa che mi ha sempre molto fatto, diciamo, riflettere. Io credo che ci sono alcune cose della storia del paese che sono fondamentali. C'è un'intervista che venne fatta a Carlo Alberto dalla Chiesa un po' prima che morisse. Carlo Alberto della Chiesa non era un meridionale, fra l'altro era un carabiniere, un uomo inteso in senso positivo, un uomo tutto d'un pezzo. E fu intervistato qualche giorno prima che fosse ammazzato. Lui fu mandato a morire perché, diciamo, non aveva manco la scorta quando fu sparato, stava nella 112 con la scorta, quindi lo ammazzarono in modo talmente banale. Fra l'altro è uno dei pochi omicidi che non si è mai saputo chi l'ha fatto, cosa strana. Carlo Alberto Dalla Chiesa fece un'intervista a un grande giornalista che si chiamava Giorgio Bocca e disse: io sto qui da pochi giorni, ma lui era già stato in Sicilia da capitano, cioè, ma io ho capito qual è il vero problema delle mafie. Le mafie sono riuscite a far passare l'idea che i diritti dei cittadini fossero favori. Ecco, questa è la risposta. I diritti non sono favori e i diritti bisogna avere il coraggio di farli valere in ogni modo. Salve, buongiorno. Volevo chiederle quando e da dove è partita la sua determinazione ad iniziare il magnifico percorso che le ha compiuto e soprattutto come fare a motivare noi giovani ad intraprendere un percorso in magistratura in un periodo difficile come questo. Grazie. Ma prima di tutto io ti voglio, cioè credo che sicuramente una delle cose che io devo sempre ogni giorno ringraziare, prima di tutto è la scelta di aver fatto il magistrato, che ti premetto, per quanto mi riguarda è stata una cosa anche abbastanza casuale. Io non avevo scelto, io mi ero, quando ero già al terzo anno di liceo, avevo deciso di iscrivermi a giurisprudenza. Avendo fatto il liceo classico era un po', diciamo, una cosa anche fisiologica. Ti devo dire, diciamo, io non ero uno studente modellissimo, nel senso sono sempre stato promosso, mi piaceva molto le materie, ma non mi sono mai ammazzato più di tanto di studio. Ho studiato molto più all'università di quando non facessi liceo, ma ero molto affascinato da una serie di figure. Per esempio ero molto affascinato da una figura greca che era Antigone, di una donna che si batteva per la giustizia anche contro la legalità. Oggi ho cambiato idea, oggi il mio modello è Socrate, non è più Antigone. Socrate è uno che accetta di morire per far rispettare una legge ingiusta. E io credo che Socrate sia l'esempio da seguire. E quella è stata una delle ragioni, mi iscrissi a giurisprudenza convinto che volessi fare l'avvocato. Tant'è che io mi sono laureato il 26 ottobre e il 29, che era un venerdì, e il 29 ho cominciato a fare pratica. Solo che evidentemente io pensavo fosse un'altra cosa, ho grande rispetto, ti premetto, per gli avvocati. Ho sempre pensato che in uno Stato democratico il livello di democrazia non si verifica col potere dei magistrati, ma con la capacità che hanno gli avvocati di far valere i diritti, perché nelle dittature i magistrati sono fortissimi, gli avvocati sono debolissimi. Però non era quello che io volevo fare. E cominciai a studiare il concorso in magistratura, ho avuto la fortuna di vincerlo subito ed è stata la cosa migliore che mi è mai potuta capitare. E ti devo dire, ad oggi, se tornassi indietro, comincerei da subito, perché credo che con tutti i limiti il lavoro di magistrato è il lavoro più bello del mondo, ma non per, nemmeno forse per le ragioni che credi tu. Cioè, per quanto mi riguarda, il lavoro di magistrato è stato il lavoro più bello del mondo perché io sono una persona molto curiosa. Quel lavoro mi ha consentito di vedere cose che le persone normali non vedranno mai. Oltre che c'è il senso di giustizia, la possibilità di ottenere risultati concreti su vicende specifiche, perché se vuoi farlo lo fai, le soddisfazioni che non sono quelle a volte di trovare l'omicidio del boss o di far a condannare il boss, ma al limite la vicenda di giustizia quotidiana. Ma ti assicuro che quel lavoro ha consentito di vedere una serie di cose da una prospettiva che il cittadino comune non vedrà mai. Per quanto mi riguarda, quella è stata un'esperienza bellissima.
E credo che se fra l'altro in magistratura c'è un grande diciamo vantaggio, che è una grande libertà intellettuale. Io pensavo di voler fare l'avvocato perché pensavo di essere libero intellettualmente, invece no, purtroppo no, perché tu sei costretto a sostenere tesi, sono le tesi che non credi, sono le tesi che servono giustamente, doverosamente, perché se tu non lo facessi violeresti il principio, che servono al tuo cliente. In magistratura invece tu hai la possibilità, nel rispetto della legge, di seguire anche la tua idea. Non significa ovviamente fare quello che vuoi, è il contrario. Quindi diciamo, io sotto questo profilo non mi sono pentito di un minuto, è stata la scelta migliore della mia vita, io ringrazio ogni minuto di aver fatto quella scelta e sono felicissimo. E credo però in questo un'altra delle ragioni che ha inciso sia anche il contesto ambientale. Perché per paradosso, perché la maggior parte, per tanto tempo, la maggior parte degli uomini che venivano dalle forze di polizia nella magistratura era del sud? Perché quella era anche un'occasione di riscatto, cioè un modo di ottenere la possibilità di fare qualcosa in concreto rispetto ai contesti nei quali vivi. Io abitavo ed abito in un posto in cui il tasso di criminalità era esplosivo. Io da ragazzino ho visto tanti di quei morti per strada che non li ho visti forse da magistrato, esagero, però più o meno. Quello era anche un modo per provare a dimostrare l'altro lato, non per fare vendette, che è la cosa sbagliata, e anche un modo dall'altro lato per avere la sensazione di provare a fare qualcosina per quel contesto che ti ha dato tanto. E anche in questo senso io non appartengo alla categoria di chi dice io sputo sulla terra dove sono venuto, io non me ne sono andato da dove sono abitato, ho sempre abitato nella stessa città e non ho intenzione, almeno spero, di andarmi, spero che non lo facciano i miei figli, perché io dovrei ogni giorno ringraziare a terra per l'occasione che mi è stato dato venendo da quella terra. Forza Napoli sempre. Ci sono altre domande, altri interventi? Chiedo. No, hai fatto orientamento per la facoltà di giurisprudenza. Questo posso raccontare, ti posso raccontare una cosa divertente. Un giorno sono andato, ho incontrato un medico, un mio amico, che fra l'altro è il fratello di Giancarlo Siani, che è, diciamo, oltre al fratello di Giancarlo Siani, un importante pediatra. Capitato in uno di questi incontri della legalità, perché lui è molto attivo in questi temi, di vederci, lui mi disse: ce l'ho con te da morire. Dico, ma che ti ho fatto? Io non ho mai fatto niente. E poi ti spiego. Dice, quando finì il convegno, disse, che è successo? Dice, tu sei un giorno, sei andato a scuola di mio figlio e mio figlio si è iscritto a giurisprudenza a causa tua. Io lo volevo mai iscrivere a medicina. Poi l'ho rincontrato adesso, dopo un po', dopo 3-4 anni. Dice, invece io ti devo ringraziare perché mio figlio, che era uno scapocchione, ha studiato, si è laureato con entusiasmo ed è, sta andando benissimo. Questa è stata per me una delle maggiori soddisfazioni che ho mai avuto. Perché l'hai detto proprio con passione, i ragazzi avvertono quando le cose vengono dette con passione. Allora io volevo ringraziare Raffaele Cantone, ho due doni per te, due libri sul Salento, Camminare in Salento, lungo la costa ionica e lungo la costa adriatica, così quando verrai potrai dedicarti anche al trekking. E volevo ringraziarti e volevo ringraziare tutti gli intervenuti, perché non è da poco quello che io ho detto 2 secondi fa, cioè il fatto di avere passione per quello che si fa, perché quando si crede in qualcosa e si lavora credendo nel proprio lavoro, io penso che si raggiunga veramente l'obiettivo di realizzare cose molto importanti. E io ringrazio Raffaele Cantone per la sua generosità, per la sua capacità di darvi dei messaggi importanti sui quali veramente vi invito a riflettere. Io ringrazio ancora tutti voi e ancora Raffaele Cantone, grazie anche a Rosario Tomasello.